rottamare la propria auto non è più un problema. Ritiro a domicilio e demolizione sono a costo zero. La ditta Francesco Alabiso pensa a tutto, anche alla cancellazione dal PRA. Contattaci. Alabiso Autodemolizioni. Rottamazione gratis e senza pensieri. Siamo nella zona industriale di Gela, terza strada. Telefono 338 84 19 469 oppure 0933 91 24 26. Gli inglesi la chiamano tug of war, ovvero letteralmente tirare della guerra. È il nostro tiro alla fune. In queste ore sono, oltre ai sindaci, coinvolti altri soggetti in questo ballottaggio di domenica. Gli assessori designati, naturalmente, ma anche i consiglieri che rappresenteranno la quota di maggioranza in caso di vittoria di uno o dell'altro. E noi ce li abbiamo alcuni di essi qua questa sera, dopo la sigla. Allora, come preannunciato, i miei ospiti, lo vedete dalle immagini, sono davvero interessanti. Questa sera non sono i candidati sindaci, anche se noi abbiamo provato ad averli qui in studio, ma abbiamo i vice sindaci. Ci accontenteremo di questo confronto tra Terenziano Di Stefano ed Enzo Cirignotta. Non siamo da soli. Assolutamente, siete in ottima compagnia, perché con voi ci sono anche quei potenziali consiglieri comunali che diventeranno tali qualora domenica dovesse vincere il sindaco che loro supportano, e mi riferisco ad Enzo Cascino, ma mi riferisco anche ad Anna Comandatore, che tra l'altro è designata assessore, dobbiamo essere completi nell'informazione, e Giampaolo Alario. Grazie, buonasera. Mentre buonasera. La cortesia di essere con noi ce l'ha fatta Giuseppe Fava, non è né un assessore designato, né un consigliere che rischia di essere eletto domenica prossima, ma è uno degli esclusi eccellenti di questa tornata elettorale. E proprio con lei voglio iniziare per capire cosa è cambiato dal 2010, quando lei ha avuto ben 413 preferenze, rispetto ad oggi in cui ne vanta 323, ma non bastano per diventare consigliere comunale. No, un piccolo errore, c'è 330 sono. 330. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Sette voti. Riduciamo sono, la forza. Non sono voti, ma sono persone. Assolutamente, che hanno assolutamente. Scritto Fava. 330 io li considero un ottimo risultato. Peraltro ho scelto di correre da solo, senza, diciamo, l'accoppiata, senza la donna, ma giusto perché avevo voglia di misurarmi, e, diciamo, così come sono stato abituato negli anni precedenti. Ritengo che in 15 giorni, perché la mia adesione alla la mia candidatura è nata, diciamo, come una candidatura quasi di servizio, ecco, per dare un contributo al partito, però poi chiesta, quando uno corre, il segretario, il partito, certo, il partito, e quando poi uno corre, corre per vincere, certo. E naturalmente il tempo è stato poco per me, come penso sia stato poco anche per altre persone che sono qui stasera presenti, ma ripeto, è cambiato il sistema elettorale, è cambiato tanto.
Io sento dire poi alla fine discussioni veramente banali, anche, a volte anche tristi, no? Fra la donna e l'uomo che hanno fatto un'avventura insieme e si... un'avventura, ti prego. Avventura politica, 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 politica. Penso che, penso che è chiaro, ma i risvolti a volte sono simili. No, ma no, no, vabbè, voglio dire, questo è il contesto e all'interno di questo contesto noi parliamo. Ripeto, quella sentire, consigliatura sabbatica, forse. Sentire tu non mi hai votato, tu mi hai abbandonato, tu hai preso più voti di me, eccetera. Questioni di basso livello che ripeto non mi hanno riguardato perché ho fatto questa scelta. Ritengo che all'interno del partito il mio contributo è stato importante perché probabilmente ha consentito di diciamo raggiungere quella famosa quota che ci ha consentito di fare scattare il seggio. Sono il quarto, diciamo, in ordine di gradatoria. Lo considero il terzo, stiamo parlando di 9-10 voti che ci differenziano, però io non avevo apparati dietro, questo lo devo dire, non avevo strutture. Erano i tempi del vecchio PD, non avevo, perché quattro consiglieri a quei tempi sarebbero scattati comodamente. A correre da solo... contento di averlo fatto e penso che il mio contributo sia stato utile e quando lo riterrà il partito che a mio avviso deve fare una ampia e profonda riflessione in ordine a questioni che non devono riguardare solo il fatto elettorale in sé ma i contenuti, diciamo, il rapporto con la città, il partito ha la necessità di riconquistare un rapporto che, ahimè, ad oggi è ai minimi storici. Io volevo proseguire con Anna Comandatore. Intanto lei, in caso di vittoria, manterrà entrambe le cariche, cioè consigliere ad assessore, o rinuncerà ad una di esse? In questo momento non è in discussione, mi hanno chiesto la disponibilità, hanno individuato in me una designazione appunto assessoriale, ho accettato di buon grado, peraltro la mia e quella insieme a Raffaele Carfì hanno integrato una giunta già ben individuata, quindi non ci sono stati stravolgimenti di sorta, in buona sostanza, e però ancora fa parte di un progetto, ecco, ne parleremo con tutta la coalizione. Le deleghe invece le avete stabilite già o no? Assolutamente no, assolutamente no. Noi, ripeto, siamo una bella squadra, una squadra di persone coese che crediamo nel progetto politico di centrodestra, stiamo andando avanti con moltissima serenità. Questi saranno poi discorsi che si faranno ad elezioni vinte. Le pari opportunità le piacerebbe comunque, no? Credo che sia l'unica donna o no? Sono l'unica donna in questo momento designata. Non si escludono che ci possono essere altre designazioni, ma ripeto, le deleghe saranno poi scelte e comunque date in relazione alla... Ma sarà una scelta collettiva o solo del sindaco? Le nostre scelte in questo momento sono collettive. Noi, ripeto, la coalizione di centrodestra sta facendo delle scelte collettive, non c'è nessuno escluso. Giampaolo Alario invece è in corsa per un seggio al Consiglio Comunale. Lei è il secondo più votato nella lista della Lega. In queste ore come si vive questa incertezza? Ma guardi, devo dire con molta tranquillità. La tranquillità che mi ha sempre contraddistinto nella mia vita, nel mio lavoro, nella mia anche espressione politica. Non sono mai stato consigliere né amministratore, ma chiaro che un impegno politico l'ho sempre preso, perché ho fatto sempre politica anche con la mia vita, col mio lavoro, mettendomi a disposizione di tutti e soprattutto facendo una scelta di vita, una scelta importante, perché credo che andare in una coalizione dove sono presenti dei partiti, dove c'è stato proprio un impegno importante e un progetto politico importante per questa città, credo che un progetto poi capitanato da Spata, da Giuseppe Spata, ma condiviso, come diceva Anna, da tutto il gruppo
della coalizione, non abbiamo fatto nessuna distinzione né Lega né Fratelli d'Italia né Avanti Gela e né UDC, ma siamo stati tutti un unicum per cercare di portare avanti un progetto per questa città, che è una città, ahimè, profondamente in crisi. Dunque, quello che mi ha spinto a fare questo percorso, questo passaggio con questo gruppo, è stato proprio questa idea che ha questo gruppo dirigente per questa città. Una città che, come tutti sappiamo, è in grandissima sofferenza, e i problemi, e di problemi qua non ne mancano, partendo dalla vivibilità urbana, dal disagio sociale, dal lavoro, da tutto quello che vogliamo. Ne abbiamo tante cose, dalla sanità, perché anche, devo dire, in sanità ci sono tantissimi problemi che devono essere immediatamente affrontati, e Cospata, con il quale abbiamo redatto un programma, diciamo, per la città, anche per la sanità, per esempio per la sanità abbiamo puntato molto soprattutto sul problema oncologico, sul fatto che a Gela, ahimè, si muore 3 volte maggiormente rispetto agli altri siti nazionali. E questo è un progetto che io ho sposato insieme a Giuseppe Spati e a tutta la coalizione, perché vogliamo dare spiegazioni e risposte a questa città riguardo appunto perché a Gela si muore più volte rispetto alle altre situazioni nazionali, per dare risposta a tutti quei padri di famiglia, a tutte quelle donne, a tutti quegli orfani che rimangono in questa città, perché dobbiamo capire perché qua c'è un maggiore tasso di patologia neoplastica rispetto ad altri siti. Da ex PD, che effetto le fanno le parole di Fava quando parla di un partito ai minimi storici? Io a Giuseppe Fava sono molto legato, con lui abbiamo condiviso tantissimi percorsi, e devo dire che condivido quello che dice Giuseppe. Chiaramente il PD ha sbagliato strategia, perché un partito di sinistra che ha sfiduciato Messinese e chiaramente si va ad alleare con un sindaco, che è un candidato sindaco, Lucio Greco, che un mese prima aveva detto il PD è morto, io credo che sia stata una scelta infelice. Io avrei preferito che il segretario del partito avrebbe immediatamente, subito dopo la sfiducia, avrebbe creato un tavolo, costruito un tavolo di centro-sinistra, dove il PD doveva essere protagonista del centro-sinistra e portare avanti insieme al centro-sinistra un percorso che avrebbe spesso poi una candidatura del partito. Questo non l'ha fatto, si è candidato con un gruppo che non ha niente a che dividere col PD, perché c'è Forza Italia, e io credo personalmente che se vincerà Greco, ma spero di no, quando vincerà Greco, all'interno del Consiglio Comunale e dell'amministrazione si creerà una torre di Babele, perché ci sarà PD e Forza Italia. Voglio vedere poi, anche perché le ultime dichiarazioni, e questo il segretario del Partito Democratico dovrebbe saperlo benissimo, sono state delle dichiarazioni di Zingaretti che non vuole insalate russe, cioè nel senso che il patto del Nazareno qua a Gela non si deve fare. Ma prima fatto niente per evitarle queste insalate. Voglio dire che c'è stato qualche colpo di mano che ha portato a questa situazione. Però scusate, non vorrei... Giampaolo è evidente, insomma, che ancora ha il cuore qua da questa parte. Io ho il cuore della Lega. Io sono un uomo della Lega. Volevo concludere. Io ho fatto una scelta politica. La mia è una scelta politica. Non può essere mai considerata una scelta forte. Molto forte. Io sono per le scelte forti. Guardi, le dico questo. Io sono stato quello che ha fatto nel mio piccolo le mie battaglie che hanno portato alla costruzione a Gela di una struttura che si chiama Hospice Terapia del Dolore, che si occupa delle cure palliative. Nessuno credeva a questa cosa. Io nel 2000 ho sposato questa battaglia, nel 2013 abbiamo aperto questa struttura, e io sono quello delle battaglie impossibili, perché guardate, le dico questo, io colgo l'occasione. Prima di aprire questa struttura, tanta gente mi rideva dietro, ma questo è un pazzo, qua a Gela non si apre mai. E qualche deputato regionale, locale, diceva che ma meglio fare altre cose anziché l'hospice. Di che partito? Dico, non lo diciamo. Non lo diciamo. Ma che devi dire? Del suo partito, evidentemente. Ma non lo so, poi vedremo, poi questo lo verificheremo dopo il 13. Dopo il ballottaggio lo diremo. Sei alleato con quel personaggio? Non ne sono assolutamente alleato, però, perché non era quel personaggio. Comunque, vabbè. Non stiamo scesi fuori. Io chiudo, io voglio solo dire. Scusi, il giornalista mi ha fatto una domanda. Veloce. Mi ha chiesto. Il microfono. Mi ha chiesto come mai. Scusa, io volevo finire. Poi magari tu intervieni.
Io ho detto Cascino che ha un'ipotesi. Ma Cascino ha un'ipotesi, ma sbaglia, perché non è quel deputato, perché è un altro deputato. Che poi ha chiesto pure facciamo scusa. Non è cognome, casomai. Sì. No, non è cognome, non se ne devono fare, non è giusto. Vabbè. Però dico, però allora dico, non tiriamo il ballo, perché sorge il dubbio PD. Poi. Perfetto, sì. È una domanda pertinentissima, sì. io me l'aspettavo. Però dico, nel momento in cui io sono quello delle scelte impossibili, perché questo ha dimostrato che sono un uomo libero. E gli uomini liberi fanno le scelte che vogliono, le scelte che vuole. La Lega è un partito che è ben radicato nel territorio. Mi ha convinto il progetto di Giuseppe Spata, mi ha convinto la coalizione, perché sono un uomo di partito, ho fatto sempre questo, non mi andava di andare in una lista civica, sono andato in un partito. E il partito che io reputo che è la Lega è un partito che oggi offre garanzie per questo territorio. Enzo Cascino, risposte più brevi vi prego a tutti i miei ospiti perché gli argomenti sono tanti, tra l'altro ci confronteremo anche come preannunciato nella notizia pubblicata questo pomeriggio sul quotidiano di Gela, ci confronteremo anche, sarà un confronto a quattro più che a due schieramenti perché avremo a nostra disposizione anche, conosceremo i candidati che arrivano al ballottaggio nell'unico capoluogo siciliano che è Caltanissetta, abbiamo realizzato un'intervista doppia, conosceremo, ci daranno lo spunto anche per parlare di cose di casa nostra perché vedremo come è vista Gela nel 2019 a Caltanissetta ancora oggi, ma intanto Enzo Cascino, 60 voti la separano rispetto alle scorse elezioni, eppure non è stato facile come il 2015 essere eletti, perché lei è un altro consigliere in bilico, se dovesse vincere Greco lei diverrebbe consigliere, altrimenti no. Allora io mi auguro che vinca Greco, i presupposti ci sono perché in un progetto civico, a differenza di qualcuno che si etichetta come come diciamo coalizione centrodestra, nel progetto civico tutti sanno che ci sono diverse anime. Mi riferisco a alla squadra di Uniti per Gela. Quindi, che devo dire? Dall'altra parte che ci sono i partiti, ma i personaggi e anche i candidati hanno una storia che non è di centrodestra, mi dà un po' di rammarico quando dicono che sono di centrodestra. Io sono di destra, chi mi conosce sono stato sempre di destra. E quindi quando c'è una coalizione civica, è una coalizione eterogenea, dove praticamente fanno parte diversi consiglieri, diverse persone che creano quel gruppo. Noi abbiamo creato quel gruppo civico, ho sposato anche la candidatura in una lista all'interno di questo gruppo civico, mettendo sin dall'inizio un discorso ben chiaro, quello di essere responsabili per dare un'alternativa a chi ha governato precedentemente con Crocetta, con Fasulo e mettendo da parte qualsiasi condizione di appartenenza politica. Io ho la mia storia, ma non dico in questa sede qual è la mia collocazione, se di destra, quindi è chiaro visto che sono qua alla presenza pure dell'avvocato comandatore, ognuno fa la sua strada e ognuno credo che abbia scelto il candidato liberamente per quello che, a cui crediamo. Io volevo praticamente dirle che rispetto alle ultime elezioni sono uno dei pochi rispetto agli altri, qualche altro c'è stato, che il mio consenso è aumentato. Rispetto ai 405 voti ho preso ora vicino ai 480 voti. Non è da poco perché con minore candidati e minori consiglieri giustamente ci volevano più voti e questo è stato anche un risultato che hanno avuto altri perché giustamente ci sono meno consiglieri da eleggere e meno candidati. Ma il suo elettore tipo è di destra o non è un voto diciamo schierato quello che ha ricevuto? Oltre il 70% è un voto di destra perché tutti gli amici miei, tutti chi è con il mio gruppo appartiene a un personaggio politico di destra e quindi amici miei che mi sostengono e mi hanno sostenuto. In famiglia io non ho un voto, quasi. Nella mia famiglia sì. Altri familiari votano anche al dottor Alario, votano a Cirignotta, votano a Teresiana di Seva.
Capita, la famiglia capita, è bella perché poi si allarga. Io sono ricco di amici e quindi nella mia vita politicamente sono stato sempre a servizio della gente, opero per la gente, non ho lavorato mai a Gela, sono da pochi mesi che sono a Gela, quindi ho lavorato per 27 anni fuori Gela e quindi quando sono a Gela sono a disposizione dei cittadini e queste caratteristiche di avere questi consensi sono dovuti alla disposizione che metto per la gente, come ho dimostrato anche nella mia esperienza politica nelle cariche che ho avuto sia alla provincia che anche al consiglio comunale per 3 anni e mezzo. Quindi io la politica la faccio come polis per la gente, per il popolo, quindi non ho nessuna situazione. La casa dove abito me l'ha data mio papà, quindi così come gli altri fratelli non possiedo nessuna proprietà se non quelle che ci ha lasciato mio papà, quindi vado avanti così orgogliosamente a servire la mia città e credo fortemente al progetto di Lucio Greco, che è un progetto, guarda caso, che lo definirei, escludendo qualche lista che un momento fa ha parlato, puramente di centrodestra, talmente che potrei dire anche che oggi siamo anche sostenuti da vari assessori, come la lista idea, la buona idea di Terenziano fa riferimento alla Galla, assessore del governo Musumeci, come... Sì, non ci smonte dei miti però stasera. No, io dico che Terenziano è la verità. Non annuisce più. È la verità. Se è un progetto civico non è la verità. No, sto facendo un discorso. La Galla è un assessore che appartiene al governo regionale. Ma non ha, non ha la tessera di una buona idea, diciamolo. Poi abbiamo l'assessore Scavone, che degli autonomisti, appartiene pure alla lista, alla coalizione di Lucio Greco. Poi abbiamo quella Forza Italia del deputato, dell'unico deputato del centrodestra della regione, che appartiene, diciamo che è un quadro alla, un po' maggioranza di Musumeci. Un po' strano quello che chiuderemo è venuto fuori la quest'anno campagna elettorale a con Edi Bandiera e Marco Falcone, due domani esponenti sera. Domani sera, esponenti saliranno del sul palco. Saliranno sul palco, certo, perché... No, siccome finora non abbiamo visti, ne abbiamo visti pochi. Non siamo spada che scappano, almeno in compagnia. No, è venuto Salvini, dai. Evitare le polemiche, però, perché ha dimostrato... Le polemiche, caro dottor Alario, le polemiche non li posso fare io. Le polemiche li possono fare su altri personaggi, perché io, se dico che sulla centrodestra c'è la... C'è il dottor Alario che era vice segretario provinciale del PD, c'è il consigliere Chirignotta che era il capogruppo del PD, c'è Federico che ha governato con Crocetta e con Fasulo, c'è Federico che si è ritirato la firma per non sfiduciare a Crocetta. Stiamo parlando di un centrodestra che non ha una storia di destra. Io ho una storia di destra. Stop, andiamo a Caltanissetta, che forse è meglio lì. Sono almeno civica, no, Cascino, la devo interrompere. Né di destra né di sinistra, la devo interrompere. Parliamo senza provocazioni. Eterogenea, alzate grammaticalmente a dire a vedere qual è. Non deve essere il tono di stasera, assolutamente. Il grammaticalmente Enzo Cascino se lo può pure tenere, perché se qua c'è qualcuno che deve imparare la grammatica, sicuramente non è questa coalizione. Le scuole alte, ma qui non siamo alla Crusca, si parla di politica, per favore. Io non ho le scuole alte, no, se la chiude va bene, ma se le butta benzina sul fuoco no. Parlo direttamente, avvocato comandatore, si calmi. Non c'è niente da... Si calmi, lei per intanto... Allora, l'audio in regia è chiuso. Va a interrompere. Andiamo, no, cortesemente. L'audio è chiuso. Lei ha parlato. Anche lei ha parlato. Enzo, sai che... No, stop. Stop. Alario, la prego. Sono gli ultimi... Sono le ultime ore, capisco gli anni. Scusate, un po' di rispetto per chi conduce. Grazie. No. Allora... Andiamo col primo contributo che arriva da Caltanissetta, lì gli schieramenti sono più chiari e parliamo di Movimento 5 Stelle contro CL1 dalla regia, è pronto, ci... Per cortesia, basta, no, Cascino, cortesemente, no, non dovete entrare in contatto, per cortesia. Andiamo in onda, no, adesso la calmiamo qui perché c'è...
ho dimenticato pure i nomi dei candidati a sindaco di Caltanissetta. Gambino e Giarratana, chi sono? Vediamo com'è la situazione a Caltanissetta. Nome: Roberto Gambino. Michele Giarratana. Età: 57 anni. 55 anni. Professione: architetto o dipendente comunale? Ingegnere. Partito: Movimento 5 Stelle. Nessuno, Caltanissetta protagonista, il movimento a cui faccio riferimento. Cosa l'ha spinta a candidarsi al sindaco? La voglia di cambiare questa città e di farla, portarla a livelli molto più alti di quanto sia adesso e soprattutto instillare nei misteri un grosso senso di comunità e di senso di cittadinanza. Ci ho provato 5 anni fa, adesso si sono create le condizioni nell'ambito del centrodestra che potessi essere il candidato di una bellissima e fortissima coalizione. Cos'è per lei il potere? Ma il potere non è un'entità astratta, perché per la cosa che è importante è andare a governare una città per rendere un servizio ai cittadini, quindi il potere è una cosa che a me non interessa. Il potere non è quello che diceva Andreotti, che è quello che logra chi è, che non ce l'ha. Il potere è un modo, se positivamente interpretato, di gestire la cosa pubblica nel migliore dei modi. Questo per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, della politica. Il potere inteso in altro modo è forza e energia. Cosa la differenzia dal suo avversario? Non lo so, dovranno andare a decidere i cittadini quando andranno a votare. La differenza è ci sono, io sono molto vicino alla gente, io posso dire cosa sono io, sono molto vicino alla gente, li ascolto, il mio programma è un progetto di città molto serio. Il mio avversario fa parte di un movimento che raccoglie la protesta delle persone, io cerco di rappresentare invece la proposta, la concretezza e il modo di poter dare una risposta finalmente concreta a tutti i nissani. Che Caltanissetta eredita da Ruvolo? Ma no, Caltanissetta, insomma, è in condizioni un po' particolari, però da queste non proprio macerie si può costruire parecchio bene, perché anche io stesso durante l'esercizio delle mie funzioni al comune, perché sono dipendente comunale, mi sono occupato di finanziamenti importanti. Un disastro sotto ogni profilo, un disastro che comunque nasce da lontano e che negli ultimi 5 anni è veramente diventato una cosa pazzesca. Però il vero problema sta nella cultura dei nisseni, nella mancanza di fiducia e di speranza che loro hanno. Le differenze tra candidati. Terenziano Di Stefano, Gela, quali sono le differenze tra i candidati e tra gli schieramenti? Anche se abbiamo capito che non è facile da decifrare questa volta. Ma io penso di essere l'ultimo a rispondere a questa domanda. No, tu sei il secondo, senso, dopo il vice sindaco designato. No, sei io il secondo. Posso, nel senso, la differenza, non avendo vissuto l'esperienza della coalizione di Spada, il programma di Spada e come è stato creato, diciamo, il candidato Spada, non posso assolutamente fare un paragone. Io posso parlare della nostra coalizione, del nostro progetto civico che tutti conoscono, la gente lo sa, perché è un progetto che è nato circa 2 anni fa, è nato dal nulla, da ragazzi e persone che avevano voglia di spendersi per la propria città, perché stavano vedendo che qualcosa non stava andando per il verso giusto, soprattutto perché all'interno del Consiglio Comunale mancava quella maggioranza che serviva per poter approvare gli atti e dall'altra parte un'amministrazione che assolutamente aveva perso la bussola e non riusciva più a portare avanti quegli adempimenti obbligatori che un'amministrazione deve portare avanti. Da lì abbiamo costituito il 29 di dicembre del 2018 progetto civico per Gela, dove abbiamo coinvolto diverse associazioni di categoria, i sindacati, molti cittadini. Abbiamo fatto anche degli incontri con i comitati di quartiere e da lì, dopo diversi confronti, abbiamo scelto quello che era il candidato idoneo da proporre
da proporre alla città. E questo era ed è Lucio Greco. Vi siete lasciati scappare Melfa? Ma la questione Melfa, onestamente, perché ci sono rimasto male? L'ho detto anche a lui, lo dico stasera qui pubblicamente. Perché, per chi non lo sapesse, può andare anche a verificare i giornali che sono usciti in quel periodo. Maurizio aveva fatto un percorso e un progetto e un percorso civico assieme a noi, non è stato presente solo ad un incontro, ne ha avuti, diciamo, diversi incontri. Abbiamo anche condiviso diversi punti che poi fanno parte del nostro programma, e in quell'occasione non c'era nessun candidato prestabilito. Probabilmente lui pensava che fossi io il candidato o che fosse per forza Lucio Greco. Questo non è stato assolutamente così. E lui poi aveva questa grande volontà di presentarsi nuovamente alla città, perché lo ha dichiarato lui diverse volte, aveva tanti consensi, aveva tre liste, obbligatoriamente, secondo il suo pensiero, doveva andare avanti da solo. Dopodiché, ovviamente, sono stato il primo, lo può anche lui confermare, ci sono anche dei messaggi che io gli ho mandato, oltre che le telefonate, che nel momento in cui una, diciamo, una persona come Maurizio vuole affrontare la campagna elettorale in quella maniera, gli ho fatto un in bocca al lupo ed è andato avanti. Ribadisco, come ho detto venerdì in un'altra trasmissione, che secondo me, per come la legge elettorale, per come si è mosso, è stato comunque un successo. La scelta che è avvenuta dopo, secondo me, è stata un po' azzardata, soprattutto perché non ha tenuto conto di quello che è la base del suo elettorato, la base del suo gruppo, che non lo ha tenuto nemmeno in considerazione per la scelta. Lui, secondo me, un piccolo suggerimento, doveva verificare i due schieramenti, riportare tutto al, diciamo, ai propri, come li chiama lui, big elettori, e poi da lì, democraticamente, se avessero scelto Spada andava con Spada, se avessero scelto Greco andavano con Greco. Questo non lo ha fatto, e ti posso garantire, girando per i quartieri e parlando anche con la stragrande maggioranza dei suoi candidati, non è stata presa assolutamente bene. Questo non è un non po'... così dalla coalizione, no Cirignotta? Per voi è un valore aggiunto, Melfa? No, chiaramente sì, è un valore aggiunto, perché dopo la scelta fatta da Maurizio, facendo campagna elettorale, sia io che anche tutti gli altri della coalizione che stanno facendo campagna elettorale, hanno notato che ci sono diversi soggetti, diverse famiglie che vedono in Maurizio Melfa un punto di riferimento, e questo è importante, e quindi Maurizio Melfa si sta trascinando verso la nostra coalizione, verso il nostro sindaco Giuseppe Spada, il voto libero di quelle liste, non il voto strutturato, il voto libero. E questa è stata una costante della nostra campagna elettorale, cioè noi abbiamo puntato in questa campagna elettorale sul voto libero, sul voto di opinione su un candidato, Giuseppe Spada, molto apprezzato, fresco, dinamico. È stata una scommessa, quella sera abbiamo fatto una scommessa, avevamo capito che in questo momento storico bisognava rischiare, dare alla città una opportunità nuova, un candidato nuovo, e Giuseppe Spada, candidato della Lega, è stato l'unica figura che è riuscito a unire i quattro gruppi politici dell'UDC, Avanti Gela, Fratelli d'Italia e la Lega. Siamo quasi alla fine della campagna elettorale, abbiamo condotto una campagna elettorale tranquilla, serena, una coalizione che ha indicato, quella sera ha indicato tre assessori, e quando abbiamo presentato il programma di governo quei tre assessori sono stati confermati. Siamo andati al ballottaggio, tutti davano il candidato della coalizione Arcobaleno, lo davano vincitore al primo turno, così non è stato, perché vuol dire che l'elettorato ha visto in quella coalizione qualcosa che non va. Dopo il primo turno non abbiamo fatto nemmeno una riunione per integrare la giunta.
ho ritenuto corretta l'indicazione fatta dalla lista di Vandigela, dall'onorevole Federico, di indicare Anna Comandatore come assessore, ma non per la quota rosa, ma per quello che può dare alla coalizione, al sindaco che sarà eletto. Perché ricordiamoci che Anna Comandatore è espressione diretta del Presidente della Regione Lomu Sumeci, è stata candidata alle elezioni regionali. E quindi devo dire onestamente che sono stato contento che è stata indicata nella Giunta, dato valore alla Giunta, dato spessore alla Giunta. Abbiamo un forte collegamento con il Governo nazionale, con il Premier e il Vice Ministro Matteo Salvini. Lei ritiene che anche i 5 Stelle possano votarvi? Ma noi riteniamo che per la mentalità dei 5 Stelle, per i loro obiettivi, per i loro programmi, per come si muovono loro, ritengo che loro possano sposare quantomeno la stragrande maggioranza le idee di un giovane di 42 anni che è Giuseppe Spatta, che ha dimostrato di saper fare una campagna elettorale, di tenere un atteggiamento irreprensibile, una persona, come detto ieri sera, educata ma non fessa, perché qualcuno scambia l'educazione con essere fessi, assolutamente no. Giuseppe ha impartito una direttiva chiara e netta alla coalizione: non si fanno attacchi agli avversari, non rispondiamo agli attacchi degli avversari, andiamo avanti, cerchiamo di promuovere la nostra proposta politica, che rispetto alle altre proposte politiche abbiamo ritenuto noi la più omogenea. Ci sono pregi e difetti, tutti abbiamo pregi e difetti, nessuno è perfetto, non la riteniamo alla sua più omogenea. Vice sindacatura, un patto sin dall'inizio, siglato sin dall'inizio, perché lei era in un certo momento anche il candidato sindaco di quell'area. Visto che l'UDC rispetto ai suoi alleati nelle urne ha consensi più deboli, è vero questa cosa che è messa in discussione la sua vice sindacatura per questo o no? No, non penso, no, penso proprio perché è un accordo politico, non era un accordo legato ai consensi. Se fosse stato un accordo legato ai consensi, la vice sindacatura sarebbe stata assegnata dopo l'esito del primo turno, comunque dopo il ballottaggio. C'è stato un accordo sereno, tranquillo, è stato rispettato. Questa è una coalizione fatta di persone che hanno una parola, nel senso che rispettano quello che viene concordato nelle riunioni. Ripeto, abbiamo composto una giunta senza nemmeno fare riunioni, quindi una serenità che forse non si è mai vista. A noi non piacciono i litigi e gli scontri. Dopodiché siamo andati nei quartieri e abbiamo, in questi 20 giorni, abbiamo cercato di far penetrare la nostra idea politica nella città. Siamo convinti che Giuseppe possa rappresentare degnamente la nostra coalizione, perché è una qualità che è importante, quella dell'onestà, perché se uno è onesto può fare il sindaco. Lo riteniamo di dare a lui le chiavi della città, le chiavi del municipio, di darle ad una persona per bene, e quindi sarà il garante della coalizione. Io ho una mia idea che bisogna far ritornare a far funzionare i partiti, nel senso che il sindaco fa il sindaco, gli assessori fanno gli assessori, i consiglieri fanno i consiglieri, ma sulle scelte economiche più importanti, chiaramente queste vanno concordate anche con i partiti. Non è possibile che uno diventa sindaco e impazzisce, oppure diventa consigliere comunale e diventa autonomo. Cercheremo, con l'esperienza mia, l'esperienza di altri soggetti della coalizione, di far ritornare la politica, di mettere la politica in primo piano. Le scelte vanno concordate dalla coalizione, chiaramente sulle scelte economiche più importanti della città bisogna coinvolgere, va bene la maggioranza, ma bisogna coinvolgere la città e comunque l'intero consiglio comunale, anche le opposizioni. Il dialogo con le opposizioni ritengo che sia importante. La domanda sulle opposizioni ve la faccio dopo, perché voglio capire se una volta eletti questa apertura potrebbe determinare di dare la vicepresidenza del Consiglio comunale alle opposizioni. Dopo la pubblicità. Roma.
Rottamare la propria auto non è più un problema. Ritiro a domicilio e demolizione sono a costo zero. La ditta Francesco Alabiso pensa a tutto, anche alla cancellazione dal PRA. Contattaci. Alabiso Autodemolizioni. Rottamazione gratis e senza pensieri. Siamo nella zona industriale di Gela, terza strada. Telefono 338 84 19 469 oppure 0933 91 24 26. Allora, riprendiamo con la domanda con la quale ci eravamo lasciati, sempre che siate in grado di rispondere. Potrebbe essere il vicepresidente del Consiglio Comunale prossimo un esponente delle opposizioni, Terenziano? Ma quale sarà il vostro rapporto con le minoranze, con la minoranza? Allora, anche lì... Vicepresidente. Presidente, allora, credo che già la scorsa puntata abbiamo le idee chiare su come avverrà l'elezione. Per chi ha fatto il consigliere comunale sa benissimo che le dinamiche vengono poi discusse in consiglio comunale. Non vi è dubbio che le opposizioni, che poi sono diverse, perché al di là diciamo che vinga uno schieramento o un altro schieramento, comunque ci sono altri movimenti civici ed altri partiti che faranno parte del Consiglio Comunale e che non stanno di fatto gareggiando per questa competizione del ballottaggio, ma che faranno parte comunque di una ipotetica, diciamo, opposizione. Come è stato fatto in passato, per quanto riguarda, è successo, diciamo, anche nella nostra esperienza, dove ha visto il presidente Fava, il Giuseppe Fava, che abbiamo eletto come presidente del Consiglio, e Enzo Cirignotta come vicepresidente. E poi c'è la questione anche delle commissioni. Senza ombra di dubbio, anche loro, perché rappresentano una parte non indifferente della città, mi riferisco ai candidati che sono stati eletti del Movimento 5 Stelle, mi riferisco... Vabbè, 5 Stelle è uno, un candidato. È un candidato, per quello che mi riguarda, ovviamente per l'interpretazione che do io personalmente alla normativa elettorale, saranno due del Movimento 5 Stelle qualora dovesse vincere Lucio Greco. O i due consiglieri comunali già di fatto eletti, se così si può dire, delle liste di Maurizio Melfa. Ripeto, non vi è dubbio che per rappresentare al meglio la città va dato sicuramente spazio anche alle minoranze. Cirignotta, cosa ne pensa in merito? Io sono stato testimone del fatto che nel 2010, come diceva giustamente Terenziano, sono stato eletto vicepresidente del Consiglio Comunale. 16 voti prese Fava e 16 voti prese io. Nel 2015 non è successa la stessa cosa, nel senso che una coalizione ha preso sia il presidente che il vicepresidente del Consiglio Comunale. Io ritengo che Gela abbia bisogno di una nuova stagione politica e quindi un grande dialogo con il Consiglio Comunale. Abbiamo visto che l'esperienza messinese siciliano ha comportato una frattura netta, una contrapposizione fortissima tra la Giunta e il Consiglio Comunale. E quindi augurandomi che vinciamo noi, sia io, Anganna Comandatore, che già abbiamo avuto questa esperienza, come gli altri consiglieri comunali che già sono citati nel civico consesso,
saremo promotori di, di un'azione di pacificazione tra i due organi istituzionali, la Giunta e il Consiglio Comunale. All'interno del Consiglio Comunale assolutamente va riconosciuta giustamente la visibilità anche all'opposizione, sia all'interno dell'organo consiliare sia all'interno delle commissioni consiliari. E quindi con me è sfondata una porta visto aperta. Che l'hanno io sono stato in ballo, sempre per il dialogo. Sono stato sempre per il dialogo. Volevo capire come maturò quella elezione di presidente e vicepresidente. Non giusto perché avrei tante cose da dire. Un ricordo netto. Avvicini il microfono. Ho memoria lunga. 16 voti Fava, 16 voti Cirignotta. Questa la dice lunga. La lealtà fra due diciamo così candidature che si sono messe in campo e si sono rispettate. Devo dire che quindi per anzianità lei divenne presidente? No, io sono presidente perché riesco a cucire bene. Faccio un accordo con Cirignotta e Cirignotta devo l'accordo, sincero. L'accordo lo fanno a Palermo, Saverio Romano e Peppino Lupo. Devo essere sincero, Cirignotta. Cirignotta non ha fatto nessun accordo. PD o DC? No, io se posso, però Cirignotta non deve interrompere, perché sennò... No, ho precisato, Giuseppe. Facciamo un accordo con Cirignotta, quale un poco, insomma, titubava all'inizio. Perché? Perché, ma dice bene, perché non c'era ancora... Non è stato sancito l'accordo a livello di partiti regionale. Questo regionale, insomma, a livello di partiti, anche diciamo esponenti provinciali. Dopodiché è stato sancito e ci siamo, siamo stati eletti. Io, presidente, che cosa significa questo? Significa che fino a qualche tempo fa queste cose succedevano ed era normale che succedevano. Oggi io vedo anche per un fatto naturale, perché il raggruppamento civico può portare all'idea che qualcuno non la mentalità dell'ordine di scuderia dei partiti e può portare a dinamiche diverse che non sono quelle che guardano non agli ordini di scuderia, diciamo all'appartenenza, ecco, tutto qua. Se c'è l'appartenenza e la senti come dovere civico e di impegno, tutto viene più facile. Quando non c'è l'appartenenza e c'è solo ed esclusivamente il perseguire l'obiettivo pur legittimo personale, c'è lo squanguasso generale. Io però volevo dire una cosa, se mi consente, sulla questione sindaco Spata, sindaco Greco. Io non voglio e non mi permetto, non mi sono mai, anzi, ho consigliato a Greco più volte, qualche volta ho visto anche Spata, insomma, perché conosco, che lo scontro personale non porta a niente, la gente non vuole sentire, secondo me, questa è la mia idea, di scontri o ingiurie o quant'altro, secondo me vuole capire la gente chi è e può essere la figura più credibile, più competente, più chiara nella esposizione del buon governo di questa città. Secondo me, e questo è, ripeto, anche un mio augurio, l'esperienza messinese, che è sotto gli occhi di tutti, porta un vantaggio, un minimo vantaggio a chi oggi ha la capacità di far vedere all'esterno e alla città più competenza e più coesione. Perché la competenza non basta, si deve rappresentare alla città anche la coesione. Perché un sindaco bravissimo, eccellente, se non ha e non tiene, diciamo così, una maggioranza coesa che in Consiglio Comunale lo supporti in maniera unanime sugli atti di programmazione importante, bilancio, urbanistica e quant'altro, chiaramente sono tanti atti importanti, se non hai la maggioranza tu puoi essere bravissimo, ma non... Io ricordo sinceramente Crocetta, che non era l'ultimo... diciamo così, come esperienza amministrativa e politica
quando gli mancava uno, di casi uno, per raggiungere la maggioranza, era e diventava nervosissimo, perché capiva che in consiglio comunale lui doveva avere, sto parlando non di Crocetta, di Crocetta sindaco come ruolo, doveva avere la maggioranza garantita, perché si doveva votare il piano triennale, il bilancio, per sgomberare ogni equivoco. Ripeto, io sono, e mi dispiace che insomma queste piccole scontri, ci stanno gli fuochi di paglia, no, di ultimo di campagna elettorale. Io, dai, io, mettiamola così. A me dispiace non sentire, io conosco Terenziano molto bene, conosco tutti i presenti, con lui un'esperienza all'interno del partito lunghissima, con il vicepresidente, insomma lo sanno tutti, c'è un'amicizia, certo, che ci lega profonda, un ruolo, io presento, lui vicepresidente, insieme, eccetera. Però quello che mi piacerebbe capire e sentire anche e soprattutto dai potenziali consiglieri o assessori potenziali, perché insomma c'è qualcuno che ancora balla, diciamo, no? E cosa vogliono fare di questa città? Cosa, se hanno le idee chiare, se hanno capito che il comune di Gela, con un sindaco bravissimo e senza un apparato burocratico funzionante, e non funziona, tu puoi essere bravissimo, ma devi diciamo così, fare tesoro delle risorse sia economiche ma soprattutto delle risorse umane che ci sono all'interno del comune, che li devi sapere valorizzare per quel poco che abbiamo. Grazie. Alario, basterà il premio di maggioranza a tenervi uniti? Ma intanto no. volevo intervenire prima, io risponderò alla sua domanda veloci per dare spazio a tutti. Sul fatto della vicepresidenza penso che sia un problema molto ma molto marginale. Io credo che il consiglio comunale, una volta insediato, deve essere un consiglio comunale coeso nell'interesse della città, esclusivo, perché gli interessi della città sono sovrani. Penso inoltre che il consiglio comunale, chiaramente mantenendo ognuno le sue caratteristiche, il consigliere comunale, ci mancherebbe, ma sugli atti importanti della città non deve avere dubbi nel votare positivamente quegli atti che sono a favore della città di Gela, perché dobbiamo cambiarla questa nostra città. La maggioranza rimarrà coesa, sono convinto, e appunto ho già risposto dicendo che anche le opposizioni, che vanno rispettate al massimo con la propria ideologia, col proprio modo di essere, col proprio modus operandi, con le proprie idee, devono assolutamente partecipare alla vita del consiglio comunale. Credo che solo una coesione unitaria possa portare a risolvere i problemi di queste città che sono tante. Gela fino ad oggi è una città chiusa. Dobbiamo aprirla, dobbiamo dare spazio alla città e cominciare ad occuparci dei problemi reali. Il lavoro, che è soprattutto la cosa più importante, abbiamo gli strumenti per farlo, e qua i programmi, qua ci sono dei progetti già iniziati, parlo dell'accordo di programma che dobbiamo mettere in atto, parlo della situazione legata ai 25 milioni di euro per finanziare la piccola e media impresa, parlo che è stata stanziata parte dalla regione e parte dal MISE, parlo della situazione che è legata ai 400 milioni di euro, dove ci sono delle imprese che potrebbero venire a investire su questo territorio, e dobbiamo dare a questo territorio due aspetti principali. Dobbiamo invogliare le imprese ad investire in questo territorio per dare diciamo ossigeno a quello che è il lavoro, che è soprattutto giovanile, perché oggi molti giovani vanno via ed è un peccato, e soprattutto cominciare a programmare il futuro per questa città, perché oggi non c'è. Poi è chiaro che tutti gli altri aspetti che fanno da contorno, la pulizia della città, la vivibilità urbana, ci arriviamo quelle sono cose che devono essere fatte. Comandatore, a quale delibera le piacerebbe apporre la prima firma in un'eventuale giunta Spada? Allora, noi non abbiamo in questo momento parlato di questo, ma sicuramente ci muoveremo nell'ambito delle priorità, e Gela ne ha tante priorità, a partire dalla pulizia straordinaria di questa città e da una disinfestazione, perché gli ultimi anni noi abbiamo combattuto in estate con ogni forma di insetti che ci hanno divorato letteralmente. Però ecco, poi vedremo quale sarà la priorità di quel momento. Sicuramente il piano spiagge, la pulizia delle spiagge, perché ci troveremo comunque ad affrontare
una stagione già alle porte, quindi si dovrà dare necessariamente priorità a questo. Però io un attimo mi volevo ricollegare al discorso che faceva Fava a proposito della coesione. Ha parlato di coesione. Bene, io senza voler innescare polemiche di sorta, intanto ecco quando e vado ancora più a monte, perché quando il mio vice sindaco Cirignotta dice che io sono vicina al diventerà bellissima, ecco, io continuo ad essere di diventerà bellissima, ma ho partecipato in questa competizione in quota indipendente. Questo lo voglio specificare onde evitare discussioni e diciamo interpretazioni fuorvianti. Per evitare, perché qui ci possono essere anche delle anime che diventano sensibili a questo tipo di affermazioni. Per quanto riguarda la coesione, ecco, la scelta, anche la mia scelta proprio della coalizione di centrodestra, che io amo definire in questa maniera perché ritengo che sia l'espressione più pura in questo momento rispetto al panorama e allo scenario politico che si è determinato, oggi ha dimostrato di essere veramente coesa. Perché? Intanto non abbiamo nessuna fuoriuscita di nessun genere. Il fatto che la squadra assessoriale non sia stata mutata, contrariamente a quello che è successo da altre parti, la dice lunga. Perché se c'è una parte di elettorato che ha dato fiducia a Greco in relazione alla presenza, per esempio, di Tonino Gagliano, oggi questa parte di elettorato si sente già tradita. Quindi partono sicuramente con il piede sbagliato. Per ricollegarmi al discorso che diceva invece Terenziano, più pura, qua non c'è nessuno. Perché permetti, dobbiamo parlare, scusa, di purezza. Io non ho interrotto nessuno. Fate completare e poi replicate. Puro, da questa parte non c'è nessuno. Allora, fate completare. Io sono in minoranza, io lo capisco che sono in minoranza. No. Lei si sapeva benissimo. Però non dobbiamo interrompere. Replicate poi nel prossimo passaggio. Oddio. Allora io sono in minoranza, però voglio essere rispettata così come tutti gli altri hanno la parola. Va bene, perché assolutamente, non replicate, ma fate concludere. Sì, no, è chiaro. Le regole del dibattito sono queste. Però questa cosa è una minaccia che se ne va. Fate completare. Comandatore. Assolutamente. Dottore, no, assolutamente. Ci segue. Prego. Non accavalliamoci. Comandatore, prego. Grazie. Quindi le dicevo che noi stiamo dimostrando non solo coesione ma anche rispetto dell'elettorato, perché cambiare la giunta in corso d'opera è una mancanza di rispetto dell'elettorato, perché vuol dire che non hanno loro la coesione, non hanno un intento Lei mi faccia la cortesia di non fare sto ritornello e senza microfono non la sente nessuno. Continui a parlare. Allora, quindi già si registra un tradimento all'elettorato, e questo lo ripeto nuovamente, poi voi vi riprendete la parola e dite quello che volete. Assolutamente, certo. Peraltro Terenziano di Stefano, non mi devi fare contento, Terenziano, proprio, non mi devi fare contento. Questo è il mio intervento e lo gestisco come dico io, se permetti. Poi se vi brucia qualcosa di quello che dico, mi rispondete. Avete il diritto di replica. Quindi lo ripeto nuovamente, c'è un tradimento in atto dell'elettorato. Con questo cambio di giunta non hanno manco la stabilità interna. Voglio aggiungere anche un'altra cosa. Voglio aggiungere anche un'altra cosa. E, tra le fila di tutte le liste che ha composto Lucio Greco, non dobbiamo dimenticare quando Terenziano dice questa giunta messinese l'abbiamo sfiduciata, hanno spinto per questa sfiducia perché non riusciva a deliberare. Io voglio ricordare che tutti gli assessori della giunta messinese sono stati tutti reclutati e candidati nelle loro liste, e se dovesse mai farcela la seconda nella lista questa Popolo per Gela, impegno comune, dopo Guastella è Valeria Caci.
assessore sfiduciato. No, no, no. La facciamo completare. La facciamo completare. Ma come si permette? Sì, sì. La facciamo completare. Allora, sì. E questo la gente lo deve sapere. Perché lo sfiducia. No, la sfiducia. No, la sfiducia. Cascino, la prego. Va bene. Abbiamo concluso. Chi replica? Perché siete stati tirati in ballo un po' tutti. Chi replica? Allora, io posso replicare. Veloce, allora, sì, che andiamo sulla questione. Allora, intanto questa cosa, io me ne vado, io non me ne vado. No, come no, va? No. È come se non se ne va, non se ne va. Il giro, Giuseppe, il giro sulla l'abbiamo recuperato all'inizio. Perché mi interrompete no, continuamente? Allora, mi vabbè, chiedo scusa, papà. Scusami. Allora, scusate. Sul concetto coesione, nulla da dire, ognuno naturalmente esprime quello che però dire qua, per favore non interrompiamo e là siete impuri, insomma è quasi un'offesa. Puri, cosa si intende per puri? Che sono, hanno una lunga storia tutti di centro-destra, tutti i candidati del dall'altra parte sono tutti tutta gente che ha militato nel centro-destra da una vita, cosa vuoi? Cioè, non lo capisco cosa vuole dire. Voglio dire che dietro di voi c'è Speziale, Fava, cioè, ci siete sempre gli stessi, anche tu sei un riciclato della politica, fammi capire, scusa. E tu sei pura, sì. Bravissima. Sì. Abbiamo i meme, e non sai nemmeno quello che dici, quello che dici. Vabbè, guarda, io ridiamoci su, polemica sterile, non ci voglio capire perché queste bassezze, non ci voglio. Ripeto, no, assolutamente. Sono cose che forse ti appartengono e te le tieni tu. Poi ci lamentiamo, che i ciclati della politica non va a votare. E mi sa che domenica. Quindi Cirignotta non è un riciclato della politica. Cirignotta è uno che ha militato nel centro. Ma ripeto, ma quando le cose si dicono, si devono dire con senso di responsabilità. Con molta responsabilità. Obiettivi. Allora tu non hai. Tu imbrogli, dici cose che non sono vere. Regia. Regia, abbiamo i meme? Vediamo qualche meme e ci ridiamo sopra. Anche perché queste coalizioni non passano inosservate. Ciao Simone, messinese, saluta, credo Morgana, no? Andiamo avanti. Seggi aperti fino alle 23. Queste sono un po' datate. Vai sulle ultime, Michele. Riciclato della politica, non faccio sputare che sei una ilata. Ho perso le elezioni nel 2015, ho perso le elezioni nel 2019, ho perso consiglieri ed assessori, so come far vincere Giuseppe Spata. Sì, ascolta, però devi finire. Questo è Maurizio. Ecco i rimpasti di Lucio. Vediamo i meme. Per cortesia. Ecco i muscolosi candidati al ballottaggio, Fava. Basta, moderazione. Ecco le coalizioni a confronto con un fotomontaggio di supposta. Scusa, io non ci sono. Non ci sei, ti sei salvato, Vincenzo. Per me votare Spata o Greco al ballottaggio è una cagata pazzesca. C'è anche Fantozzi che fa la sua dichiarazione di voto. Adesso andiamo in pubblicità e torniamo dopo promettendoci animi più sereni. Rottamare la propria auto non è più un problema. Ritiro a domicilio e demolizione sono a costo zero. La ditta Francesco Alabiso pensa a tutto, anche alla cancellazione dal PRA. Contattaci, Alabiso Autodemolizioni. Rottamazione gratis e senza pensieri. Siamo nella zona industriale di Gela, terza strada. Telefono 338 84 19 469 oppure 0933 91 24 26.
riso tra la gente. Allora, mentre intanto si vota per le elezioni amministrative, tutti questi abitanti gelesi coinvolti a cercare voti, a cercare consensi, e a cercare sempre di più per di vincere al ballottaggio, si decidono le candidature alle elezioni europee e Gela viene esclusa totalmente. Cascino, cosa è successo? Non siamo considerati abbastanza dalle alte sfere politiche? Le alte sfere politiche sono venute a Gela a fare campagna. Parliamo di europee. Di europee, sono venute a fare campagna per le europee. Ma non, non esprimete nessun... Salvini è venuto a fare campagna europea. Non ha parlato di altro, se non di accaparrarsi l'elettorato a cui, diciamo, il popolino, perché lui da populista tenda a fare campagna elettorale in questa maniera. Per il resto, noi il 24 di febbraio, da parte del nostro movimento, abbiamo deciso di non schierarci con nessuno e io prendo atto che non sono impegnato con nessuno, non faccio campagna elettorale per le europee. Il suo orientamento personale quale sarà? No, vado a votare come va, un cittadino ha il dovere di andare a votare e poi... Forse lascerò la scheda bianca. È stato motivo di trattativa questo in sede di elezioni amministrative? No, assolutamente no. In sede di amministrazioni amministrative non c'è stata nessuna condizione relativamente a una scelta per l'Europa. Veloci i vostri pensieri sull'Europea, Cerignotta. Ma sull'Europea ci sta vedendo che abbiamo un Forza Italia che ha fatto un accordo a livello nazionale con il gruppo dell'UDC o con l'Italia. C'è Saverio Romano, a quanto pare, sì, c'è Saverio Romano candidato, a quanto pare anche il gruppo degli autonomisti mi risulta che abbia stretto un accordo con Saverio Romano, a breve ci sarà l'ufficializzazione di questo accordo e quindi la candidatura, quindi votate lo stesso candidato praticamente, e quindi la candidatura di Saverio Romano all'interno di Forza Italia prende quota. Sapevamo che si dava quasi per certo l'accordo con Giorgia Meloni, i Fratelli d'Italia, ma poi qualcosa non ha funzionato e quindi quindi a livello quindi europeo abbiamo l'onorevole Romano candidato, poi ci sono altri candidati, in voto DC c'è pure la Musolino, la Giammango, Milazzo. Chiaramente subito dopo il ballottaggio con il gruppo, tutto il gruppo, la lista, i candidati, faremo una valutazione. La cosa certa è che chiaramente Romano lo voteremo sicuramente e poi, siccome si possono dare anche più preferenze, decideremo il da farsi. Quindi dopo un'ora di trasmissione abbiamo finalmente trovato qualcosa che vi unisce. È una notizia, Terenziano Di Stefano. Che potrebbe unirci. Voterete lo stesso candidato? No, assolutamente devo smentire. Ecco, povero illuso. No, ma non, ma in maniera assolutamente semplice. Notizie, no, io dopo le esperienze passate che ci sono state, l'unica in realtà che è quella del Movimento per l'Autonomia, noi abbiamo deciso 2 anni fa di ripartire completamente dalle fondamenta. Abbiamo messo in campo un progetto per la città che si chiama Una Buona Idea, è un movimento che è costituito anche presso l'Agenzia delle Entrate, quindi a tutti gli effetti ufficiale, non è un movimento che nasce solo ed esclusivamente, cioè per... ci pagate le tasse praticamente? Assolutamente sì, abbiamo già pagato anche per la registrazione, quindi noi assolutamente non siamo schierati con nessuno. Libertà per quanto riguarda le europee, assolutamente faremo, guarda, proprio poco fa abbiamo fatto un incontro con tutto il gruppo di Una Buona Idea all'Hotel Sileno e abbiamo anche trattato questo argomento. Ovviamente la priorità sono le elezioni comunali, la priorità è lavorare H24 per il territorio, perché di problematiche ce ne sono tante che vanno dall'industria all'agricoltura, al commercio, al turismo, eccetera. Però sicuramente ci sarà un momento di riflessione con tutti i ragazzi che fanno parte di questo gruppo, con i consiglieri comunali che fanno parte di questo gruppo e assieme valuteremo la persona che potremmo sostenere, così come è successo circa un anno fa sostenendo Marielle Ippolito. Non c'era assolutamente
nessuna indicazione di partito, ma è stata soltanto una scelta di gruppo che ha individuato in Mariello Eppolito la persona secondo noi meritava il nostro consenso. Gianpaolo Alario, di autonomista, non di Terenziano poco fa, parlavo. E vabbè, ma Ippolito autonomista, no, pure era. No, Raffaele Lombardo. Sì, no? Vabbè, ma di questo si parla. È chiaro, è chiaro. Sono scelte che però vanno pesate al momento. Gianpaolo Alario, c'è la possibilità di fare votare Salvini che è capolista, no? Potrebbe uscire come il più votato alle europee a Gela o no? Sulle europee ho un'idea. Credo dopo l'effetto spada, se dovesse vincere. Sì, le amministrative sicuramente saranno il nostro, diciamo, banco di prova, ma è chiaro che sulle europee sono elezioni importantissime, perché tutti sappiamo come l'Europa ha trattato l'Italia. L'Italia è stata veramente bistrattata dalla Europa. Oggi, e per ricordare una frase di Don Sturzo, nel 1919 Luigi Sturzo scriveva nel suo Liberi e Forti che il meridione d'Italia è la porta dell'Europa, è la porta del Mediterraneo. Oggi l'Europa è stata solamente un'Europa che si è basata esclusivamente sul mercato economico. Non ha uniformato nulla, non ha uniformato realmente il mercato del lavoro. Noi a livello italiano, rispetto agli italiani, rispetto alle altre nazioni europee, siamo molto penalizzati, e da un punto di vista economico, e da un punto di vista del mondo del lavoro, e dal punto di vista produttivo, e dal punto di vista delle esportazioni, delle importazioni. Dunque bisogna assolutamente che l'Europa ascolti anche i problemi dell'Italia, che fino ad oggi non ha assolutamente ascoltato. E credo che la proposta della Lega, di Salvini, sono delle proposte che fanno in modo che in Italia si abbia finalmente un riconoscimento politico, un riconoscimento giusto, corretto rispetto a quello che è questa nazione. Sulle candidature poco importa. Penso che alla fine sceglieremo delle candidature che sono utili per la Sicilia, perché io credo che le candidature, noi si vota per la Sicilia e per la Sardegna, per dirlo un po', sì, per dirlo un po' pubblicamente, credo che noi sceglieremo delle candidature siciliane, perché crediamo che in Europa vengono rappresentati soprattutto i problemi della Sicilia, di questa terra, perché la Sicilia, specialmente rispetto a tutte le altre regioni italiane, è stata fortemente penalizzata dall'Europa per il problema delle importazioni. Si importano cose che vengono prodotte in Sicilia, le conosciamo tutte. Esatto, era una parentesi, questa è l'europea. Favada, siamo gelesi, siamo europei. Il PD gelese, che prospettive ha? Mi rattrista vedere allontanarsi il mio ex compagno, sì, compagno a tutti gli effetti. E veramente mi suona strano vedere e sentire come le idee cambiano in un voltare di pagina. Ad ogni modo, questo è un mio sentimento. Al di là delle questioni, non dimentichiamo che Salvini era per uscire fuori dall'euro, e io vorrei capire se Gianpaolo Alario su questa politica, a mio avviso, non la voglio dire in maniera molto elegante, euroscettica. Vorrei capire La Bossi che voleva uscire, Salvini. No. Ah, no, Salvini no. No, Salvini no. Salvini vuole regolamentare un sistema europeo che no, oggi Salvini ha detto chiaramente che voleva uscire fuori dall'euro. Io non sono impazzito e ho memoria lunga. Ad ogni modo, non litigate anche sulle politiche europee, per carità. Anche sulle politiche europee no. Sulle politiche, perché se no andiamo al palazzo di vetro dell'ONU, vediamo se stemperiamo. La mia idea è molto chiara, netta. Io voterò una candidata che si chiama Michela Giuffrida. Uscente. Che a mio avviso ha operato bene. Ho piena fiducia nelle sue capacità, tenendo presente però che la politica dell'Europa è lontana dai bisogni dei territori, molto lontana, perché strutturata in maniera molto molto complicata e farraginosa. E devo dire, chi ci rappresenta in Europa deve avere la capacità, secondo me, di avvicinare l'Europa ai territori, perché questo è quello che manca: avvicinare l'Europa ai territori, l'Europa dei popoli, dice Salvini. Vi ritrovate con una politica però molto molto chiara e schietta. E ripeto, io voglio bene Gianpaolo molto, ma
mi rattrista vederlo lontano da quelle che erano le idee fondanti della nostra avventura. No, Peppe, scusami, Peppe, assolutamente. Io sono assolutamente per una situazione territoriale. Perché credo che la Sicilia... No, ma chiaro, già si è spiegato prima. Comandatore, mi interessava anche il suo orientamento per le europee. No, per le europee, gliel'ho detto, faccio parte ancora di Diventerà Bellissima. E noi abbiamo avuto delle direttive che sono state ribadite nuovamente all'Assemblea Generale di cui ho fatto parte sabato pomeriggio ad Enna, e il Presidente insieme con il Coordinatore Regionale hanno ribadito nuovamente che il nostro movimento regionalista per queste europee non si schiererà a sostegno di nessuna candidatura. Eserciteremo il diritto di voto, come giusto che sia, ma non sosterremo nessuno. Che hai, Terenziano? No, dico, prima o poi bisogna pure schierarsi, cioè alle comunali non si questa schiera, è una scelta, questa è una scelta, schiera. Questa è una scelta, questa è una scelta del movimento che viene fuori da un congresso regionale del 24 febbraio, ratificato e che a è stato ribadito, e che è stato ribadito, e che è stato ribadito nuovamente all'Assemblea Generale di Enna. Torno ai potenziali vice sindaci, poco fa parlavamo di programmazione in vista di questa estate che si avvicina. È che il prossimo sindaco, chiunque esso sia, troverà sulla scrivania. Emergenze, gli inglesi, come ho iniziato, voglio adesso passare per un altro termine inglese, la chiamano crisis management, cioè quelle situazioni di crisi che si possono presentare all'improvviso e che non sono nuove qui a Gela, così come è stato all'insediamento della scorsa amministrazione comunale. Parliamo di emergenza rifiuti che potrebbe arrivare da un momento all'altro. Ci sono anche alcune avvisaglie molto chiare in alcune parti del paese, della città, chiunque può smentirmi o meno. Voglio capire a quali situazioni di crisi un vice sindaco in estate, in cui il sindaco dopo una logorante campagna elettorale può decidere di andare in ferie, la responsabilità sarebbe tutta vostra. Cirignotta come l'affronterebbe? Avevo deciso io di andare in ferie dopo questa campagna elettorale. E quindi mi sa che tutti dovrete stringere ancora un po' i denti. No, io voglio dire cerchiamo di abbassare l'attenzione su questa vicenda della vice sindacatura. Il vice sindaco è un semplice assessore, avrà la sua stanza, avrà le proprie deleghe. E le scelte competono al sindaco. Mettiamo che quella settimana manca quella la scorsa legislatura, quello che si è verificato nella scorsa legislatura, non si verificherà più un altro messinese siciliano. Il sindaco è uno ed uno solo, si chiama dottore Giuseppe Spata, e il vice sindaco sostituirà il dottore Spata quando lui non ci sarà. Andiamo alle emergenze. Chiaramente qualsiasi scelta che farà il vice sindaco in assenza del sindaco sarà concordata con il sindaco, anche se assente, con gli assessori e con i partiti e con la maggioranza di governo. Su questo non c'è dubbio. Questa è la linea che dobbiamo tracciare, deve essere la linea maestra di tutti. Stella polare. Dobbiamo ritornare a fare la politica con la P maiuscola. Non ci sono solisti, noi non crediamo e non crediamo assolutamente all'uomo solo al comando, ma vogliamo fare gioco di squadra. E quindi squadra con i partiti. E a proposito di emergenze, come valuta la linea di Salvini di dare più potere ai prefetti rispetto ai sindaci? Ma se il ministro degli interni adotterà questi provvedimenti, lei vuol potrà dire, andare in ferie. Vuol dire che avrà le sue ragioni. Io ritengo che non carichiamo troppo di responsabilità questa figura del vice sindaco. In ogni caso, ripeto, io scongiuro e spero che sia che vinga il candidato Lucio Greco. Spero che non ci sia assolutamente nessuna emergenza rifiuti. Secondo me un'emergenza ci aggela, perché già siamo arrivati a maggio, è quella di pulire la città. Questo non c'è dubbio. Oggi di nuovo sono stato in alcuni quartieri, la gente chiede ordine, pulizia e servizi. Servizi, ordine e pulizia, questi sono i tre temi fondamentali che bisogna affrontare subito. Oggi una signora mi ha chiesto: lei come pensa di fare una pulizia straordinaria della città? Parlava chiaramente in termini di risorse finanziarie.
ci dobbiamo sforzare. Anche quella è un'emergenza. Ci dobbiamo sforzare tutti, e secondo me, se c'è buona volontà, raggiungeremo l'obiettivo di trovare gli spazi finanziari, perché bisogna fare veramente, cioè, la città è troppo è abbandonata, e poi va fatta una manutenzione delle strade. Quindi manutenzione delle strade, ordine, pulizia, verde pubblico. Ci sono delle emergenze, ci sono delle emergenze che bisogna affrontare. Quindi Gela va resa. E questo una città vivibile. Oggi Gela non vi provocate. Ma smettila, gli enti locali lo Salvatore. Oggi Gela non, non è una apriamo città, altri focolai. Una città vivibile, Gela va resa vivibile nel più breve tempo possibile. Terenziano Di Stefano, invece lei come pensa di risolvere eventuali situazioni di crisi? Immediatamente all'opera, sì. Con un programma lavori ben preciso, dove indicheremo tempi, forza lavoro, uomini e mezzi da impiegare per ripulire l'intera città. Partiremo proprio dal lungomare, iniziando a pulire le spiagge, perché dopo il ballottaggio e dove li l'insediamento... prendete i soldi? Benissimo, hai fatto una domanda a cui rispondo con piacere. Esiste un capitolato d'appalto che la Tecra ha vinto e che non ha mai rispettato dal 2014 ad oggi, e noi obbligheremo la Tecra ad applicare quel capitolato. Nel capitolato è previsto praticamente la pulizia delle spiagge, e tutto per intero significa che bisogna partire appunto dal lungomare fino ad arrivare anche a Manfria. Questo è scritto nel capitolato e questo devono obbligatoriamente farlo, altrimenti applicheremo le penali così come è previsto dal capitolato d'appalto. Fino alla rescissione del contratto. Assolutamente sì. Dopodiché, per quanto riguarda la pulizia, devono immediatamente ripristinare il personale che anche era previsto dal capitolato e che invece loro, per motivi assolutamente personali, hanno smistato verso altri comuni, per esempio quello di Piazza Ermerina. Assolutamente questa cosa deve essere ripresa. Le 110 persone che sono inserite nome e cognome nel capitolato devono essere rimesse in campo per andare a ripulire la città. Bisogna andare a ripristinare anche la figura di quartiere che prima puliva la città, ognuno aveva il compito di pulire il proprio quartiere, e che oggi praticamente non c'è più. I cosiddetti quelli qua, quindi microfono Cascino. Questo di qua non è stato possibile solo perché c'è stata un'interpretazione assolutamente errata del capitolato. Dopodiché è normale, visto che ci troviamo nella stagione estiva, l'appello che faremo noi come amministrazione comunale nei confronti dell'intero Consiglio Comunale è quello di andare ad adottare il piano spiagge, un piano spiagge che aveva portato avanti, poco fa l'ha detto Giuseppe Fava, e che ancora non è stato adottato. Diamo a Cesare. Abbiamo trovato un punto d'incontro, vai, perfetto. Comunque, io stavo dicendo, bisogna... Fate concludere, fate concludere. Ma ti rendi conto che... No, non ho sentito e non voglio sentire. No, non lo so, non voglio immaginare neanche. Conclude Terenziano siamo alla follia. E facciamo il giro. E falla. Sì, Terenziano. Allora, bisogna, lo rimarco, adottare il piano spiagge. Ad oggi il piano spiagge non è stato assolutamente adottato. Adottando il piano spiagge avremo anche il potere come ente comune di gestire il demanio marittimo, che ad oggi non è così perché passa dalla gestione della regione. Questo assolutamente. Quindi, come stavo dicendo poco fa, siccome la nostra spinta è anche il nostro territorio,
quindi il sole, la spiaggia e il mare. Dobbiamo assolutamente, con l'assessore che verrà designato allo sport, turismo e spettacolo, immediatamente andare a fare un bando affinché si accolgano immediatamente, nell'arco veramente di un paio di settimane, tutte le proposte che arriveranno da imprese e associazioni per dare un po' di vivacità al nostro territorio, che ne ha bisogno, un po' di felicità al nostro territorio, che sicuramente porterà all'interno anche dei turisti. La puntualizzazione Girignotta, no, piano spiaggia, brevissima. Io mi sono interessato di quest'atto e mi sono recato personalmente a Caltanissetta. Purtroppo la brutta notizia è che la giunta municipale ha approvato il piano spiaggia, il piano utilizzo del demanio marittimo in modo incompleto, per onde evitare il commissariamento del comune, perché l'assessore regionale territorio e ambiente ha mandato i commissari dove il PUDMS non era stato approvato, e quindi su 12 passaggi complessivi, o perfino anche lo schema, siamo arrivati ancora al secondo, e non è un problema di consiglio comunale in questo momento, è la giunta che si insedierà, deve immediatamente prendere contatti con Caltanissetta, perché ce l'ha Caltanissetta l'atto, integrarlo e dopo spingere, perché ci sarà il doppio passaggio in consiglio comunale. Intanto non diventa estate, me ne sono occupato per Terenziano. Me ne sono occupato personalmente, Terenziano. Me ne sono occupato personalmente. Enzo, ci sono ho parlato con il geometra Ardillo ha rifatto nuovamente una lettera al comune di Gela dove richiamava ad integrare. Quindi stai dicendo quello che dico io. Ma il piano spiagge si può riprendere secondo quello che era già la disposizione fatta da allora, quando è un piano regolatore, Vince, tu sei un tecnico, il piano spiaggia è un piano regolatore. Adottato dal consiglio, viene mandato all'assessorato regionale, dopo ritorna in consiglio per la prossima. Farà finire l'estate, questa è la cosa. No, nel senso che non ce la faremo, non ce la facciamo. Quindi che senso ha il piano spiagge? Le competenze ora si sono Roma ha fatto, Roma ha impugnato la norma regionale. C'è Fava che vuole parlare. Il governo Lega 5 Stelle ha impugnato la Cascino. Aspetta, la legge. Al di là di tutte le questioni, il piano spiaggia parte nel 2005. Vicino al microfono. Perché in ottemperanza a una norma regionale. Nel 2005. Addirittura. Non era presidente neanche lei. E se mi ascolta... Girignotta, per cortesia. Allora, parte nel 2005 e nel 2007 viene approvato dalla giunta Crocetta. Dalla giunta Crocetta viene approvata nel 2007 il piano spiaggia. E la regione siciliana, che aveva intimato tempi e modi, la giunta, l'assessore di quell'epoca, il sottoscritto, ha ottemperato a tutte le prescrizioni di legge, eccetera, compresa la cartografia che volevano che fosse ufficiale. Siamo al secondo passaggio, quello è lì. Il secondo dei 12. Però scusate, interrompiamo. Allora, la regione siciliana ha voluto il piano spiagge, l'ha voluto nelle cartografie, diciamo così, informali. Dopodiché, detto questo, la regione siciliana non approva il piano, l'ARTA, perché insomma ci sono dei passaggi regionali che sono obbligatori per legge, certo. E ha preteso il SIDERSI, che nessuno sa cosa è. Il SIDERSI è la carta ufficiale che il Ministero ancora doveva dare alle regioni e ai comuni. Di fatto il ritardo del piano spiaggia è legato a dei ritardi legati alla regione siciliana e al Ministero dell'Ambiente. Non certo al comune, per rispondere a qualche sottile provocazione che viene da qualche parte. Ad ogni modo il piano spiaggia è un piano regolatore della spiaggia che prevede dei piccoli insediamenti produttivi, stabilimenti, aree anche per gli animali di affezione, eccetera. Cioè, potrebbe dare un minimo di sfogo. Ma le cose importanti per questa città, che nessuno
sa, e mi meraviglia perché c'è qualcuno che viene da, anche da una consigliatura recente, i due depuratori, quello di Niscemi e quello di Gela, che provocano ancora oggi problemi al nostro mare, sono in mano a una struttura commissariale regionale che è da 3 anni che se ne occupa e non ha fatto il resto di niente. Ma quello dico pubblicamente perché questo è il dato. Gattano, con dopodiché abbiamo anche io mi auguro che naturalmente Greco diventi sindaco. La prima cosa che farei, è quella di evitare che la via Venezia ogni qualvolta piova diventi una vergogna. Lacuna. E questo si può fare con un semplice progetto, quello di raccogliere le acque bianche a nord di via Venezia, evitare che si mischiano con le acque nere. Le pompe non ce la fanno a smaltirle e vengono buttate a mare. E lì c'è anche il penale. Dopodiché si dimensiona a misura d'uomo il collettore di via Venezia una volta per tutte e abbiamo dato alla città, daremmo alla città 3 cose importanti: la non vergogna di via Venezia, il mare pulito e quindi piano spiaggia eccetera, hanno motivo e avrebbero motivo veramente di essere volano e sviluppo. E l'altra cosa più importante è quello che di fatto il senso civico della città cresce se noi infrastrutturiamo la città con le cose basilari, cioè la fognatura e il non allagamento. Vi dico un'altra cosa, c'è in Idine un finanziamento per la rete idrica a Mantova. Andiamo ai programmi. Piano spiaggia brevissimo e passiamo ad un altro argomento. Comunque aveva parlato la domanda di Salvatore era sulle emergenze, sì, non sì, sul programma No, sull'emergenza, assolutamente. So che c'è una gara fonte per quanto riguarda i rifiuti e anche una organizzazione che penso che la nuova amministrazione dovrà prendere atto di questa nuova gara fonte per i rifiuti. L'aspetto che però credo, ne abbiamo parlato con Giuseppe Spata sindaco, quando diventerà sindaco dovrà assolutamente attuarlo, è quello che nel piano spiagge dobbiamo assolutamente inserire in modo forte il problema della disabilità, l'abbattimento delle barriere architettoniche, che non deve essere solo un problema che riguarda le spiagge, attenzione, ma che riguarda tutta la città. Oggi i diversamente abili sono stati assolutamente trascurati. Noi dobbiamo fare in modo che anche vengano integrati anche diversamente abili nella città, perché sono cittadini di prima categoria. Pertanto noi dobbiamo assolutamente fare in modo che le barriere architettoniche, ne abbiamo parlato con Giuseppe Spata e ha sposato appieno questo programma nel nostro programma elettorale, i diversamente abili devono essere cittadini di prima scelta, di prima qualità. Pertanto noi su questo aspetto non vogliamo transigere. L'aspetto della gara il problema ponte, di fondo l'aspetto al della di là, no mi faccia ritornare sulla disabilità e sugli altri programmi che possiamo centellinarli a uno. Notizia di questi giorni: l'approvazione del bilancio di previsione 2019, la domanda da $1 milione è: c'è il margine? Avete avuto tempo di leggere questo bilancio nuovo, comandatore? Il margine di poter fare quello che avete promesso agli elettori con questi fondi? Bilancio di previsione 2019. Allora, nel bilancio di previsione purtroppo il commissario non ha previsto risorse per alcuni servizi che sono considerati non essenziali. Tra cui il trasporto disabile. Tra cui anche il servizio mensa. Sì, no, ma parlando dei disabili di prima qualità. Purtroppo lo so, però ecco, sarà... Dobbiamo fare i conti con la realtà, Alario. Sicuramente, noi faremo in modo... Noi lo troveremo lo spazio. C'è anche un fondo di riserva del sindaco, non ce la inventeremo, la faremo uscire dai fondi dal comune, perché non è possibile tagliare questi servizi che non sono considerati essenziali ma che sono fondamentali per la cittadinanza. Rimoduleremo sicuramente il servizio mensa e questo aiuterà sicuramente nella individuazione delle fasce, darà la possibilità di dare questo servizio mensa che è assolutamente indispensabile, e troveremo anche fondi, ripeto, anche attingendo eventualmente sul fondo di riserva del sindaco per quanto riguarda il servizio disabili, che, dai quali non si può prescindere. Per quanto riguarda la disabilità... Cascino, se l'è posto... Se è veloce. Ci vogliono fondi. L'importante è che quando si rilasceranno le nuove concessioni edilizie per le nuove strutture, i progetti devono prevedere l'area attrezzata anche per i disabili. È così semplice. Esatto.
Basta. Cascino, lei ha letto il bilancio di previsione 2019? Il bilancio di previsione? Vi siete posto questo problema della liquidità? L'ho letto, si sono andato appositamente per vedere com'era la situazione. Ho già riferito a Lucio Greco anche di quelle voci riguardanti alcuni servizi che non vengono praticamente, come quello dei disabili e della mensa che non verrà fatta, diciamo che non è stata inserita come capitolo, ma comunque ho dato delle idee importanti che lui già ha preso atto, dove praticamente all'interno del cimitero ci sono delle concessioni che le precedenti amministrazioni non hanno voluto assolutamente incassare gli oneri relativamente al trentennio di attività di possesso in concessione dei loculi, e lì, oltre ad avere altri loculi a livello nel cimitero monumentale, si avrà si prevede una somma di oltre 1 milione di euro riguardante il rinnovo delle concessioni trentennali, che si ripercuoteranno pure sul cimitero di Farello. Quindi c'è un modo di poter portare somme al comune e per stornarli in quei servizi dove il commissario non ha tenuto conto per quanto riguarda sia dei disabili che per la mensa. Quindi con Greco noi abbiamo la possibilità di fare ripartire anche questi servizi. In queste ore sono scattate due operazioni della magistratura agli antipodi dello Stivale a Palermo e a Milano, e entrambe riguardano le infiltrazioni della corruzione nella pubblica amministrazione. Ci sono dei funzionari compiacenti che accelerano gli iter procedurali previo l'incasso di mazzette. Come si può prevenire la corruzione tra gli uffici? Cirignotta. Ma diciamo che il Comune è dotato di un piano anticorruzione, cui prevede degli obiettivi precisi per i dirigenti, i funzionari, prevede la rotazione sistematica dell'apparato burocratico. Chiaramente il segretario generale è la figura, il responsabile dell'anticorruzione, e attraverso, mettendo in campo delle azioni di trasparenza per quanto riguarda la celebrazione delle gare, per quanto riguarda gli affidamenti, ricordiamoci che mi sembra che l'ultima finanziaria ha aumentato la soglia degli affidamenti a 200.000 euro, e quindi questo può essere un ulteriore campanello d'allarme per alzare il livello di attenzione per quanto riguarda i fornitori di beni e servizi. Sappiamo tutti che la corruzione è diventato il reato per eccellenza della pubblica amministrazione, e si annidano interessi di organizzazioni criminali e non. La figura del sindaco deve essere il sindaco, l'onestà di un sindaco deve essere quello di garantire la collettività sul fatto che tutti i procedimenti amministrativi che ruotano all'interno del comune di Gela si svolgano nella massima trasparenza ed imparzialità. Coalizioni diverse, se deve una puntualizzazione veloce, sì. Volevo dire con Enzo che nel programma di Giuseppe Spada, ma Enzo lo sa, è previsto che tutte le gare di appalto importanti dove ci sono dei soldi, diciamo dei finanziamenti o comunque delle gare d'appalto che prevedono delle cifre esorbitanti, vengono fatte in prefettura. Questo per chiarire, con Giuseppe ne abbiamo parlato, ma già l'ha detto anche nel suo programma. Così. Sì, già così, si parla, ma Giuseppe ribadirà questo aspetto. Soltanto secondo me il problema è più quando si parla di affidamenti diretti. Affidamenti diretti parliamo. Quando si parla degli affidamenti diretti. Noi vogliamo che tutte le gare... Allora, Enzo, scusami, io non ho interrotto un attimino. Se tu mi fai concludere... No, ma è chiaro. No, non si accavalli anche lei. Scusa, voglio sentire la posizione di Terenzana. Bisogna... È chiarissimo, abbiamo capito. Bisogna vigilare. C'è un piano anticorruzione, va applicato. Quello è in tutti i comuni, è una legge. Terenziano Di Stefano. Noi porteremo completamente un'area innovativa, non è nulla di nuovo negli altri comuni, lo sarà per noi. Si chiama contratto quadro. Verrà fatto praticamente un capitolato generale dove andremo ad inserire degli articoli che poi saranno la gestione delle gare e dei lavori che verranno fatti con dei preziari. Una volta definito questo cosiddetto contratto quadro
per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, ovviamente, come diceva poco fa Enzo Cascino, che riguardano il comune fino a determinate somme, cioè quelle che il comune può gestire autonomamente, e lì in automatico, caro Salvatore, non ci sono praticamente, non c'è, come suol dire, trippa per gatti, perché nel momento in cui c'è un contratto quadro che parla in maniera specifica di cosa deve fare il committente, di cosa deve fare l'appaltatore, di quelli che sono i costi per fornire per esempio il bitume, i costi che sono per rifare il mando stradale piuttosto che un intervento straordinario, e ovviamente facendo delle gare di durata triennale, per le imprese, certo, assolutamente, con la casistica dei ribassi che ci sono, questo praticamente è all'interno. Un altro elemento in più che noi abbiamo messo nel nostro programma si chiama local content. Il local content non è altro che l'obbligo, lo dico proprio in maniera forte, l'obbligo per le imprese che si aggiudicano i lavori, imprese di fuori che si dovessero aggiudicare i lavori nel nostro territorio, quello di prendere la manodopera nel nostro territorio. C'è la libertà di mercato comunque. Parte dell'accordo di programma, questo mi pare faccia parte una cosa un po'. No, è più che libertà di mercato. Scusa, quella parte dei protocolli d'intesa, vediamo come lo fanno. Quando l'amico Enzo, allora vabbè, se vuoi, siccome tu sei, scusa, è già il termine imporre. Scusami. Il local content è una questione che esiste, vai a leggere, vai a documentarti e ti posso garantire che c'è. Che ci sia un sindaco o un dirigente che impone ad un'impresa che si è aggiudicato il personale, dai, stiamo parlando di favole, dai. Andiamo in pubblicità e ritorniamo dopo, dobbiamo concludere. Anche per questo poi no, ma replicare viene in posta all'interno, come non parlate in porre. Nel protocollo d'intesa, tra le cose forse positive di quel famoso protocollo, ma quello tutti... è un pezzo dell'universo che ha aperto. Volevo dire un'altra cosa. C'è praticamente che le imprese locali devono essere assolutamente messe nelle condizioni di poter lavorare. Questo fa parte, non va a parte del local, però, questo è un problema. Scusami, questo è stato un accordo, scusami, che già precedentemente era stato siglato. Io non sto parlando di appalti in genere, parla Terenziano, assolutamente. Però è così, la regia, la pubblicità pronta, l'ultima fascia pubblicitaria e poi ritorniamo per le conclusioni. Ci sono anche gli affidamenti diretti. No, Enzo, ma ci mancherebbe, dico, era questo per chiarire pubblicità. Le cosiddette somme urgenti. Rottamare la propria auto non è più un problema. Ritiro a domicilio e demolizione sono a costo zero. La ditta Francesco Alabiso pensa a tutto, anche alla cancellazione dal PRA. Contattaci. Alabiso Autodemolizioni. Rottamazione gratis e senza pensieri. Siamo nella zona industriale di Gela, terza strada. Telefono 338 84 19 469 oppure 0933 91 24 26.
È bello nei fuori onda che continua il dibattito. Ma si ricevono anche messaggi, no? Si leggono suggerimenti, di tutto di più. La pausa è solo per voi, per noi no, è un continuum. Allora, andiamo al spostiamoci, andiamo un attimo al futuro. 13 maggio, inizio con Comandatore. Nella peggiore delle ipotesi, non dovesse farcela la coalizione di Spata. Qual è il suo futuro politico? Il suo personale futuro politico? Il mio personale futuro intanto è quello professionale, che riprendo l'attività dello studio che ho tralasciato, no, che non ho curato come avrei dovuto in questi giorni, ma ho avuto comunque i miei collaboratori di studio che mi hanno aiutato. Il futuro politico è chiaro che le vittorie sono fatte anche delle sconfitte, per cui se dovessimo registrare una sconfitta, che non mi auguro, continuerà sempre l'impegno politico, perché sono in ogni caso vice coordinatore provinciale di Diventerà Bellissima, così come è stato sancito dalla... Guardando la faccia di Enzo, no? Ma no, non ha partecipato, no. Enzo, siamo in conclusione, però non lo può smentire, vabbè. Sono cariche ufficiali. Sono cariche ufficiali, io esco... Possono smentire. Ma scusate, non credo esco... che Anna sia così... Cioè, essere interrotta in questa maniera dal tuo alleato, dal tuo alleato, scusa, no, il mio alleato è un titolo che c'ha, è colpa di Enzo. Vai tranquillamente, dai, assolutamente, ti ho fatto partire. Allora, vice coordinatore Cascino, la prego, ecco. Apprezziamo. Io gliele avevo detto comunque, perché lo devo specificare alla cittadinanza, sì, diciamo. Che l'incontro sarebbe stato poi uno scontro con questo signore. Voi avete insistito, ci avete costretto già a partecipare. Non vi abbiamo costretto. Ci siamo affidati alle vostre buone volontà. Posso continuare? Sì, prego. Perfetto. Allora, le dicevo che in ogni caso il mio impegno politico continua con Diventerà Bellissima. Sono vice coordinatore provinciale vicario. Esco fuori da questa nomina, mi viene attribuita a seguito di un congresso provinciale che si è celebrato a Caltanissetta giorno 17 febbraio. Ci sono stati dei tesseramenti che mi hanno consentito peraltro di partecipare nella qualità di delegato regionale al congresso provinciale, quindi regionale, e quindi il mio impegno è sempre continuo e attivo. Cirignotta, lei invece? Da vice sindaco meno? Non nessun problema. Vi prego. Ma a fare dire Capone di Cristo? No, sono delle elucubrazioni. No, ma se vinciamo, Cirignotta, chiaramente rivisterò la carica di vice sindaco. È chiaro. Se non vinciamo, ritornerò a... Non ritornerò, mi dedicherò al mio studio professionale, alla mia professione. Dedicherò più tempo alla famiglia, chiaramente, per chi ha la politica nel sangue. Sono costretto a interrompere la trasmissione, però così. In queste condizioni non vi guardate, stiamo finendo. Allora Cascino, il suo futuro politico, la faccio riprendere tra poco, vediamo così lo teniamo impegnato a parlare. Il suo futuro politico quale sarà? All'indomani del 16 maggio. Concluda, dai. La mia professione al 100%, mi dedicherò di più alla famiglia. È revisore dei conti a Cammarato ancora, no? Sì, ancora revisore dei conti a Cammarato, continuo a fare revisore durata triennale, scaduto nel luglio 2020, mi sembra. Sorteggiato, precisiamolo, che sono stato sorteggiato. Dopodiché continuerò a fare politica, perché per me la politica è una passione, un ruolo diverso, e continuerò assieme ai miei amici a vigilare sull'operato sia del Consiglio Comunale che della Giunta che del Sindaco, nell'interesse dei cittadini, anche dall'esterno, e quindi nessun problema, eviterò qualche stress, in meno, e più tempo da dedicare alla famiglia e al lavoro. Cascino, e al tempo libero. Il suo 13 maggio come lo vede, se non dovesse andare proprio bene? Non lo vedo abbastanza negativo, lo vedo con presunzione. Dirò che il 13 maggio sarà il consigliere comunale che sosterrà il sindaco Greco. Per cortesia. E purtroppo abbiamo qualcuno che deve imparare prima l'educazione, deve andare a scuola, una puntata, non è mai stata all'università, come oggi, meno male, e che siamo comunque alla fine. La signora comandatore prima deve fare un corso di educazione civica. Basta gli attacchi, per cortesia. Il 22:45 di domenica seguiremo lo spoglio elettorale e vedremo chi effettivamente ce la farà, ma se non dovesse farcela Greco, Terenziano Di Stefano...
sarà sempre una buona idea, andremo avanti politicamente, abbiamo un gruppo meraviglioso, comunque abbiamo i consiglieri comunali che seguiremo da vicino, andremo a rappresentare tutte le istanze dei cittadini nei confronti dell'amministrazione avversaria e quindi continuerà regolarmente la vita politica, ovviamente l'impegno sarà anche maggiore nei confronti del lavoro e soprattutto quello della famiglia. Alario, lei? Ma io continuerò a dirigere la mia bellissima struttura, a stare con i miei malati, lo sono ora, lo sarò sempre, perché è il mio lavoro, è la mia vita, l'ho costruita, anche perché non esisteva a Gela questa cosa, è una cosa meravigliosa. E l'impegno politico deve continuare, perché continuerà chiaramente nella Lega, farò il mio percorso in questo partito, perché sono stato sempre e sarò sempre un uomo di partito, militerò in questo partito cercando di sposare i programmi al meglio e dare il mio modesto contributo a questo percorso politico e favorire la crescita soprattutto di chi sta vicino all'interno di questo partito e dei giovani che hanno tanto bisogno di essere aiutati in questo percorso politico. Faremo formazione. Fava, con lei vorrei concludere con una domanda quasi ideologica, visto che ha fatto riferimento alla sua identità partitica, ha coinvolto anche Alario. Oggi 9 maggio, il 9 maggio di 41 anni fa veniva trovato il cadavere di Aldo Moro, ma nella stessa giornata veniva ucciso anche in Sicilia Peppino Impastato. Quali due riferimenti, a quali dei due riferimenti deve guardare di più Gela in questo preciso momento storico? Non si può assolutamente fare. Avvicini il microfono. Scelta. Quello è un fatto storico politico drammatico, la questione dell'uccisione del segretario Aldo Moro. Ci ricorda il famoso compromesso storico e quant'altro. Impastato è una storia un po' diversa. Ci sono cose che vanno al di là della libertà, ecco, di chi denunciava in maniera forte cose pesantissime e che a cui hanno poi tappato la bocca con l'uccisione barbara. Ma sono due cose, a mio avviso, due momenti vicini ma diversi come significato. Per quello che riguarda la vittoria di Spata o Greco, io l'ho detto, io sono convinto che alla fine vincerà chi riuscirà e chi è riuscito ad essere più credibile verso la città, più competente verso la città, perché di questo ha bisogno la città, che vinca il migliore. Il mio futuro è quello di fare, come ho fatto sempre, il libero professionista e la politica all'interno del mio partito, guardando le mosse e la politica di Zingaretti, che ritengo a cui noi io personalmente faccio molto do molta fiducia, perché la politica del fare è insita in Zingaretti e mi ci rivedo molto. E io ringrazio tutti voi per averci fatto compagnia in queste ultime ore di campagna elettorale. In bocca all'urna, come detto prima, torna domenica prossima per lo spoglio elettorale con una speciale non stop che partirà dalle 22:45 con collegamenti esterni e ospiti in studio. Io ringrazio Vincenzo Cascino, buonasera e buonanotte, in bocca all'urna a lei. Grazie. Così come grazie anche. Voglio salutare un amico mio, sì. Totò, che ci ha seguito da Voghera. Ciao Totò. E che domenica viene propriamente per votare i Trega. Grazie. Terenziano Di Stefano, grazie anche a te. Grazie a in bocca all'urna. E invito tutta la città di Danza domenica a recarsi alle urne e votare Lucio Greco. Un saluto e un ringraziamento anche a Vincenzo Cirignotta. Ma domenica andate a votare, è importante, espressione di democrazia.
chiaramente anche la serata di questa sera non aiuta la gente a recarsi alle urne, credo, però proprio di no. Noi siamo ottimisti e quindi vi invito a votare per la coalizione che sostiene Giuseppe Spada, quindi diamo un futuro nuovo e diverso alla nostra città con Giuseppe Spada sindaco. Grazie anche a Giampaolo Alario. Grazie dell'invito, andiamo tutti a votare domenica e votiamo soprattutto per il cambiamento. Il cambiamento si chiama Giuseppe Spada. In bocca all'urna anche all'assessore designato nonché consigliere comunale in bilico, Anna Comandatore. Sì, buonasera, grazie a tutti, intanto grazie a voi per l'invito. L'appello che rivolgo alla cittadinanza è quello di superare la voglia di restare a casa, perché la politica è questo spettacolo indecoroso che abbiamo dato questa sera e di cui chiedo scusa alla cittadinanza, ma a volte fare politica, soprattutto per noi giovani e per noi donne, può diventare veramente schiacciante, e questa sera ne avete avuto conferma. Io vi invito però domenica a recarvi alle urne, votare con convinzione Spada, perché può rappresentare veramente la svolta per questa città. Saluto la mamma, eh. Ciao mamma. Grazie anche a Peppe Fava. Grazie in bocca all'una non glielo possiamo dire, però va bene così. Grazie a voi, andrò naturalmente a votare, certo. A votare, mi auguro per Spada tanta fortuna a tutti, ma soprattutto a Greco, che è il sindaco che sostengo, e soprattutto alla città che ne ha bisogno. Buona in bocca all'urna anche alla città. Io vi lascio adesso allo speciale faccia a faccia tra il candidati sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino e Michele Giarratana, una speciale intervista doppia che conclude anche questa puntata di In bocca all'urna. Buonanotte a tutti. Nome: Roberto Gambino. Michele Giarratana. Età? 57 anni. 55 anni. Professione? Architetto o dipendente comunale? Ingegnere. Partito? Movimento 5 Stelle. Nessuno, Caltanissetta protagonista, il movimento a cui faccio riferimento. Cosa l'ha spinta a candidarsi al sindaco? La voglia di cambiare questa città e di portarla a livelli molto più alti di quanto sia adesso, e soprattutto instillare nei ministeri un grosso senso di comunità e di senso di cittadinanza. Ci ho provato 5 anni fa, adesso si sono create le condizioni nell'ambito del centrodestra che potessi essere il candidato di una bellissima e fortissima coalizione. Cos'è per lei il potere? Ma il potere non è un'entità astratta, perché per la cosa che è importante è andare a governare una città per rendere un servizio ai cittadini, quindi il potere è una cosa che a me non interessa. Il potere non è quello che diceva Andreotti, che è quello che logra chi è che non ce l'ha. Il potere è un modo, se positivamente interpretato, di gestire la cosa pubblica nel migliore dei modi. Questo per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, della politica. Il potere inteso in altro modo è forza e energia. Cosa la differenzia dal suo avversario? Non lo so, dovranno andare a decidere i cittadini quando andranno a votare. La differenza ci sono. Io sono molto vicino alla gente, io posso dire cosa sono io, sono molto vicino alla gente, li ascolto, il mio programma è un progetto di città molto serio. Il mio avversario fa parte di un movimento che raccoglie la protesta delle persone, io cerco di rappresentare invece la proposta, la concretezza e il modo di poter dare una risposta finalmente concreta a tutti i nisseni. Che Caltanissetta eredita da Ruvolo? Ma la Caltanissetta, insomma, è in condizioni un po' particolari, però da queste non proprio macerie si può costruire parecchio bene, perché anche io stesso durante l'esercizio delle mie funzioni al Comune, perché sono dipendente comunale, mi sono occupato di finanziamenti importanti. Un disastro sotto ogni profilo, un disastro che comunque nasce da lontano e che negli ultimi 5 anni è veramente diventato una cosa pazzesca. Però il vero problema sta nella cultura dei nisseni, nella mancanza di fiducia e di speranza che loro hanno. Cosa le mancherà della sua vita da non sindaco? Ma penso poco, perché visto che sono un dipendente comunale comunque resterò dentro il palazzo, quindi alla fine comunque cambia poco, resterò sempre accanto ai miei colleghi che devono essere valorizzati nella loro professionalità, cosa che non è mai successo prima, e sicuramente noi andremo a cambiare questo comune. Sicuramente toglierò tempo alla famiglia, e togliere tempo alla famiglia non è veramente bello per quanto io ci creda, per quello che la famiglia rappresenta per me, ma può essere anche una forza che mi possa
spingere e sostenere. Forse ritengo che mancherà un po' di tempo libero, ma farò in modo di conciliare tutto. Qual è lo stato delle casse comunali e cosa si può fare per combattere l'evasione ai tributi? Ma dal bilancio di previsione approvato adesso dalla giunta uscente pare che ci sia un avanzo di amministrazione addirittura, per cui è da valutare. C'è sempre un problema enorme che è il debito nei confronti del lato, che bisogna capire come andare a gestire, perché ci sono dei contenziosi, e poi alla fine diciamo il comune secondo me sarà abbastanza ben gestibile da questo punto di vista delle finanze. Per il resto andremo a verificare le casse. Ci sono le condizioni per poter gestire la cosa pubblica in modo ordinario. È chiaro che bisogna pianificare, programmare, attrarre finanziamenti, fare in modo che si possano attrarre quante più risorse economiche possibile per Caltanissetta, per fare in modo che attraverso un parco progetti stavolta serio si possano realizzare quelle opere che diano lavoro, diano sviluppo e pongano Caltanissetta veramente al centro della Sicilia e non in una situazione di isolamento ma in una situazione di forza. Per quanto riguarda l'evasione fiscale c'è un dato che riguarda soprattutto la stanchezza, le mancanze di risorse di tanti cittadini che non riescono a pagare. Certamente se i dati sono quelli che abbiamo bisognerà incrementare la percentuale di recupero di evasione che finora è troppo bassa. In tema di sicurezza cosa c'è da fare? La sicurezza in città è un tema molto importante, lo è stato in passato molto di più e infatti noi come Caltanissetta protagonista abbiamo auspicato l'estensione del servizio di strade sicure anche nel centro cittadino. Adesso il tema dell'immigrazione un po' si sente un po' meno questo problema, per cui diciamo non abbiamo sul tema della sicurezza grandi problemi, anche se onestamente il centro storico non vive momenti di serenità. Ma in tema di sicurezza c'è da migliorare parecchio, soprattutto in queste zone, però per quanto possa fare il comune può fare degli interventi di prevenzione sicuramente, ma in questo, negli ultimi periodi noi abbiamo avuto un grandissimo attività da parte del questore che si è impegnato a mettere sotto controllo le zone del centro storico, soprattutto in cui ci sono delle zone di spaccio. Infatti periodicamente sono stati fatti dei blitz proprio qua dietro alla Provvidenza, dove sono stati molto efficaci, per cui le forze dell'ordine si sono impegnate tantissimo, la città è un po' più sicura, però secondo me bisogna migliorare parecchio, ma soprattutto lavorando sull'aspetto di prevenzione. I servizi, come garantirli alla città in questo periodo? Proprio per il disastro che questa amministrazione ha creato, i servizi chiaramente sono da terzo mondo, di qualsiasi tipo e natura. Per servizi ai cittadini è chiaro che dobbiamo guardare avanti, dobbiamo guardare alla digitalizzazione, dobbiamo guardare alla riduzione dei tempi di ogni tipo di servizio, di ogni tipo di richiesta che i cittadini avanzano alla cosa pubblica. I servizi comunali, soprattutto quelli da salvaguardare, sono i servizi alla persona sicuramente, che sono quelli fondamentali, e diciamo che in questo momento da questo punto di vista gli uffici stanno lavorando molto bene, perché ci sono una serie di progetti che vanno oltre il bilancio comunale che danno delle risposte importanti, e poi bisogna partire con la revisione del piano regolatore generale, che è la cosa fondamentale, programmerà il governo del territorio della città per i prossimi 10 anni. Lo sviluppo economico come va incentivato? Bisogna sfruttare al massimo la centralità di Caltanissetta, bisogna fare in modo di attrarre quanti più finanziamenti possibili in ogni settore, nel settore chiaramente delle costruzioni abbiamo l'idea di un rilancio vero e proprio del centro storico, noi abbiamo spiegato come fare attraverso iniziative di social housing o di locazione finanziaria, ma non soltanto quello, vogliamo creare degli eventi in città, vogliamo sviluppare l'artigianato, ma soprattutto vogliamo puntare tantissimo sui giovani, sull'università, sui parchi tematici come il parco Antenna Rai e tante altre cose che fanno parte sostanziale del nostro programma.
un sindaco per lo sviluppo economico può fare parecchio, ma soprattutto noi vogliamo andare, abbiamo nel nostro programma andare a fare un'agenzia di sviluppo comunale che andrà a integrare tutte le funzioni economiche esistenti sul territorio e andando a potenziare quelle che sono più interessanti, a partire dalle filiere agricole che sono quelle fondamentali, e poi i prodotti di trasformazione e l'attività di carattere culturale, turistica e il turismo di tipo di nicchia, anche di tipo esperienziale. Insomma, sono situazioni che noi abbiamo ben chiare all'interno del nostro programma e intendiamo portarle avanti fino in fondo. Il decoro urbano come va tutelato? Il decoro urbano è importantissimo per noi nel nostro programma, se è vero come è vero che addirittura abbiamo pensato di istituire finalmente un'azienda speciale che si occupi della manutenzione della città, un'azienda speciale che possa finalmente dare decoro alla città, che possa pensare al verde pubblico, alle fontane, alle strade, alla manutenzione, a tutto quello che oggi è completamente disastrato perché non c'è personale, non c'è qualità, c'è una polverizzazione di appalti. Con l'azienda speciale finalmente pensiamo di dare le risposte giuste che il cittadino merita. Il decoro urbano è una parte fondamentale del nostro programma perché fa parte della parte dell'urbanistica ed è fondamentale nel senso che va migliorata parecchio. Allora, le faccio pure un esempio: le vetrine dei negozi che ormai sono, non sono più utilizzati, molto spesso le ditte proprietarie le lasciano in maniera disordinata con della spazzatura all'interno. Noi là andremo a fare delle ordinanze per il decoro urbano per costringere i proprietari a sistemarle. Io sono convinto, sono architetto e sono convinto che la bellezza salverà il mondo e quindi noi sull'aspetto della bellezza punteremo tantissimo. Le opere pubbliche possono aiutare a modificare l'immagine della città e a dare lavoro? Ma non c'è dubbio, le opere pubbliche sono importantissime, però le opere non è che nascono così, bisogna dotarsi di un parco progetti serio, quindi l'unico vero investimento, indebitamento che il Comune deve fare sul parco progetti. Il parco progetti deve permettere di aggredire ogni forma di finanziamento a partire dai PORFERS già dal 2014-2020, ma anche bisogna aggredire anche quello successivo. Attraverso questi progetti bisogna fare delle opere pubbliche, bisogna fare in modo che Caltanissetta abbia di nuovo carpentieri, manovalanze e finalmente possa vedere crescere le gru che ormai a Caltanissetta non si vedono da anni. Noi abbiamo un programma interessante dal punto di vista di opere pubbliche, soprattutto basato su questi finanziamenti extra bilancio di cui già ci siamo occupati prima, soprattutto quando nella qualità di dipendente, ma anche le altre fonti di finanziamento come il POFERS saranno attenzionate in maniera prioritaria. Cultura, eventi e turismo, quali saranno le vostre azioni? Vorremmo che Caltanissetta potesse essere il centro culturale del Mediterraneo addirittura, sono una persona molto ambiziosa. Caltanissetta ha una storia che deve rinverdirsi, deve necessariamente rinascere sotto il profilo culturale, attraverso eventi, attraverso la valorizzazione del Museo Mineralogico, della Settimana Santa e di tante altre manifestazioni importanti che devono dare decoro alla città. Noi pensiamo a una manifestazione importante al mese in modo tale da sfruttare al massimo la centralità di Caltanissetta. Ma le dico soltanto una cosa: noi abbiamo nel nostro programma il piano regolatore degli eventi. E il piano regolatore degli eventi perché? Perché capita spesso a Caltanissetta che la stessa domenica ci siano 4 eventi e poi per 4 domeniche non c'è nulla. Per cui noi, utilizzando la parola piano regolatore, che è una parola a me cara, noi intendiamo andare a pianificare gli eventi in maniera coordinata, ma coordinata con le attività sportive, con chi fa attività sportiva, chi fa attività sociale, chi fa attività di altro genere, promozionale delle filiere agricole, anche queste, e soprattutto di tipo fieristico. Per cui per noi gli eventi sono fondamentali e l'utilizzo delle strutture che abbiamo come il Teatro Regina Margherita va messo a regime, sicuramente non con una fondazione che è una cosa assolutamente sbagliata, ma vanno utilizzate delle situazioni amministrative molto più avanzate. Quali opportunità con l'area di crisi industriale complessa di Gela anche per Caltanissetta? Ma per quanto riguarda questo tipo di misura io sono molto scettico, perché hanno inserito come fondo una cifra irrisoria che non serve assolutamente a nulla. O parliamo di cose serie e finalmente si danno risposte dal governo nazionale serie senza prendere in giro le persone, oppure significa ancora prendersi in giro e continuare a essere sempre dobbiamo continuare sempre a fare elemosina al governo nazionale
Stato, anche al governo regionale, senza un progetto di sviluppo, senza una visione complessiva che non penalizzi le aree interne. Sicuramente vanno riviste parecchie cose da questo punto di vista, perché c'è un accentramento su Gela, ma noi abbiamo dei grossissimi problemi, che vanno risolti non solo con questo strumento finanziario, attenzione, perché non, secondo me non è sufficiente, ma noi metteremo in campo già le misure di cui le ho parlato prima, e queste sono misure già esecutive, cioè sostanzialmente già abbiamo in campo 22 più 9 sono praticamente 32 milioni di euro da utilizzare in maniera molto immediata. Vi accomunano le elezioni amministrative, come è vista Gela da Caltanissetta? Per quanto mi riguarda, Gela è una grandissima città, una delle città più importanti veramente della Sicilia, e devo dire, io ho tanti amici carissimi e tanti parenti a Gela, io sono innamorato di Gela, e vedere il polo chimico ridotto in quel modo, vedere Piana del Signore ridotto in quel modo, senza che io immagino, dico sempre ai miei amici di Gela, che Piana del Signore non ha niente a che vedere con Cancun o Sharm el Sheikh. Pensate se quell'area, invece di esserci quello che c'è adesso, potesse essere stata sfruttata dal punto di vista turistico, balneare, sarebbe una risorsa per l'intera Sicilia, non soltanto per Caltanissetta o per la provincia di Caltanissetta. Un peccato pazzesco, lì ci sono delle colpe che ancora continuano, perché si pensa a ipotesi di conversione che non servono assolutamente a niente. Bisogna fare in modo che si possa avere il coraggio di chiedere una riqualificazione vera del territorio, anche con leggi speciali, perché non vedo perché altrove si debbano fare e in Sicilia non debbano esserci. Se volete posso anche essere il candidato sindaco di Gela. La città è una città quasi gemella, perché sono due città che in provincia hanno quasi lo stesso numero di abitanti, Gela ne ha un po' di più, e voglio dire, per me è un buon punto di riferimento anche da un punto di vista di movimento. Noi abbiamo là una bella base da un punto di meetup, abbiamo un deputato regionale, abbiamo un senatore, per cui per noi è un punto di riferimento Gela in ogni caso, e siamo accomunati dagli stessi intenti, cioè andare sul bene comune o utilizzare e andare avanti in questa maniera. Rottamare la propria auto non è più un problema. Ritiro a domicilio e demolizione sono a costo zero. La ditta Francesco Alabiso pensa a tutto, anche alla cancellazione dal PRA. Contattaci. Alabiso Autodemolizioni. Rottamazione gratis e senza pensieri. Siamo nella zona industriale di Gela, terza strada. Telefono 338 84 19 469 oppure 0933 91 24 26.